Presidente. Sì, mi dica. Mi chiamo Francesco Marino Mannoia. Sono nato a Palermo il 5 marzo del 51. Va bene. Dunque, qui è presente... A Palermo il 5 marzo del 51. Sì, abbiamo sentito. Qui è presente il suo difensore, Ci sente? Sì, signor Presidente. Ecco, adesso lei dunque viene sentito ai sensi dell'articolo 210 del Codice di procedura penale e ha diritto all'assistenza difensiva e anche la facoltà di non rispondere alle domande che le vengono rivolte. Cosa intende fare? Io intendo rispondere, signor Presidente. Solo volevo precisare una cosa alla signoria vostra. È un fattore... puramente temporaneo. Io sono ho i postumi di una bronchite acuta. Ho a casa mio padre con un enfisema che ha l'ossigeno che non so se spera Dio di andarla a trovare. Io non mi sento in condizioni abbastanza perfette, lucidamente e psicologicamente. Spero di essere esaudiente nel rispondere alle domande, comunque ad affrontare tutto quello che mi sarà chiesto. La ringrazio, signor Presidente. Va bene. Allora, se può rispondere alle domande che adesso le rivolgerà il pubblico ministero. Diciamo, se vuole completare gli avvisi. Comunque, lei è stato già interrogato altre volte, le sono stati fatti gli avvertimenti previsti dal codice, cioè, le ripeto, l'avvertimento previsto dall'articolo 64, in base al quale se lei rende dichiarazioni che riguardano la responsabilità di altre persone, potrà eventualmente assumere la veste di testimone con l'obbligo quindi di dire la verità. Non è questo ancora il suo caso, perché i procedimenti che sono a suo carico sono ancora pendenti, da quello che mi viene riferito. Va bene? Comunque è un avvertimento che io le ho fatto e che è previsto dalla legge. Adesso risponda pure al pubblico ministero. Volevo precisare una cosa, signor Presidente. Qui negli Stati Uniti il testimone e il collaboratore di giustizia è sempre testimone, quindi sono le mie responsabilità a prescindere da questo. La ringrazio. Va bene. Signor Mannoia, buongiorno. Buongiorno. Vuole cominciare con il riferire quando e quali notizie lei ha appreso sull'uccisione di Roberto Calvi? Io ho appreso per la prima volta la notizia dell'uccisione di Roberto Calvi, credo di ricordare la prima volta, può anche darsi che l'abbia sentito in precedenza ma non abbia prestato attenzione perché non mi interessava completamente. Mentre mi trovavo, dopo la mia latitanza dal carcere di Castelbuono nell'83, mentre trascorrevo parte della mia latitanza, ma già avevo procurato i documenti falsi per poter continuare a potermi muovere liberamente, mi trovavo in fondo Trapani, in una villetta costruita, di recente costruzione nuova, dalla famiglia Trapani, in compagnia di Ignazio Pullarà, e se non ricordo male, e vi erano tante altre persone appartenenti ad altre famiglie. Questa località di questa famiglia di Trapani, erano uomini d'onore, la proprietà era di Vincenzo Trapani, ma la villetta era di Giovanni Trapani, nipote, entrambi uomini d'onore appartenenti alla famiglia di Villa Grazia, che era sotto le nostre dipendenze. Quale in quel periodo Ignazio Pullarà era il reggente. Prego. Scusi, quale mandamento? Prego. Villa Grazia apparteneva al nostro mandamento di Santa Maria del Gesù, di cui un tempo il rappresentante era Stefano Bontade. Chiedo scusa, un attimo solo, una raccomandazione.
Prego. Una raccomandazione che faccio a tutti, che mi rivolge poi il tecnico, una preghiera che rivolge il tecnico, di non accavallare le voci, siccome poi le voci arrivano con un certo ritardo, quindi facciamo una pausa dopo aver fatto la domanda e anche il signor Mannoia dopo che ha fatto la risposta, in modo che non si accavallino le voci, perché altrimenti dice che si può interrompere il collegamento se c'è un accavallamento di voci, questo mi dice il tecnico. Quindi cerchiamo, ecco, di tener conto del tempo che passa tra la partenza della voce e la ricezione della voce. Prego. Signor Mannoia, se vuole continuare in quanto stava dicendo. Sì, signor Presidente. E quindi mi trovavo in questa località, è la prima volta, appunto, ripeto a dire, ero in compagnia di Ignazio Polarà, a quel periodo reggente della famiglia, perché la famiglia era stata sciolta dopo l'uccisione del rappresentante, del nostro rappresentante Stefano Bontade, perché Ignazio era uomo d'onore come me della stessa famiglia di Stefano Bontade. E dopo l'arresto del fratello Giovan Battista, che era reggente prima di lui della famiglia, appunto, di Santa Maria di Gesù, di cui io facevo parte, il posto lo prese Ignazio Pullarà. Lì per lì non c'è stato nessun commento sul fatto, perché vi erano persone dell'Agrigentino e di altre località, uomini d'onore, in cui c'era una divertita, noi diciamo in gergo una mangiata, e non mi ricordo se in quell'occasione fu combinato qualche giovane, qualche ragazzo fu iniziato a far parte di Cosa Nostra. Successivamente, adesso non mi ricordo quanto tempo dopo, ma poco tempo dopo, sempre nella stessa ubicazione dove ci riunivamo, in questa villetta, in compagnia di Ignazio Pullarà, perché eravamo ancora in un periodo molto particolare, una cosiddetta, tra virgolette, guerra di Cosa Nostra. E quindi tutti i giorni spesso ci vedevamo in questa casa, in questa villa. E non mi ricordo i particolari in quella circostanza, se si stava così a bere il caffè, a fumare, a chiacchierare, più nemmeno, non mi ricordo se vi fosse anche Pietro Aglieri, che poi è diventato il rappresentante di questa famiglia. E vi erano dei commenti nella televisione riguardante l'omicidio Calvi, il ritrovamento del corpo di Roberto Calvi. Lì per lì Ignazio Pullarà, e si parlava, se non ricordo male, che Roberto Calvi era stato trovato impiccato, si era suicidato. Se non ricordo male parlavano di una perizia, sono cose che vanno molto lontano nel tempo, sono passate più di 20 anni, 22 anni circa. Ignazio Pullarà ebbe a commentare con atteggiamento un po' euforico, facendo notare che fosse a conoscenza di questa situazione il quale si accingeva a parlare nei confronti di Calvi, dicendo anche delle frasi abbastanza, diciamo, colorite, diciamo nel senso un po' volgare, come era costume siciliano, costume di qualcuno usare in particolare, dicendo delle battute un po' volgaruce, dire: ma quale suicidio? Nel senso, ha nominato la partecipazione e ha detto che Franco Di Carlo aveva partecipato a questo omicidio. Prego, se mi date l'impulso di continuare alle altre domande, io non vorrei essere ad essere così come un racconto, se ci sono domande che... Sì. Adesso le faccio le domande. Volevo che prima ultimasse questo racconto relativo all'episodio di Fondo Trapani. Le chiedo,
Ignazio Cullarà disse che non si trattava di un suicidio, ma che si trattava di un omicidio? È così? Sì, signor procuratore. E disse che a commettere questo omicidio era stato Franco Di Carlo, Francesco Di Carlo. Sì, signor procuratore. Ecco, lei ha detto che sono state utilizzate delle espressioni un po' particolari, colorite. Ecco, vuole dire, se lo rammenta ancora, quali sono state le esatte parole che Ignazio Cullarà ha pronunciato? Se la signoria vostra mi autorizza, io non ho difficoltà a dirlo. Prego. Ignazio Cullarà ha detto, ma che cazzo, Ignazio Cullarà ha detto, ma che cazzo, che minchia di suicidio, è stato ammazzato e ha partecipato, Franco Di Carlo ha partecipato all'omicidio. Sì. Lei ha detto nel suo racconto che a un certo momento vi trovavate a fondo Trapani, c'era una mangiata in corso, vi erano vari uomini d'onore e che in quell'occasione stavate festeggiando qualcosa, c'era qualcosa in corso, probabilmente doveva essere fatto qualche uomo d'onore. Ecco, nel corso di questa occasione voi avevate parlato, avete ascoltato qualcosa che veniva detto dalla televisione che faceva riferimento a Calvi? Sì, avevo detto non prestando moltissima attenzione, che credo di ricordare che parlassero di appunto della morte di Calvi, del ritrovamento di Calvi, e che parlassero di una perizia nei confronti appunto sul corpo di Calvi. Quanto concerne le persone che erano di altre famiglie, faccio presente che le stesse persone stesse della località e dei proprietari del fondo e della villa, i Trapani, anche se erano appartenenti alla nostra famiglia come mandamento, erano di un'altra famiglia, la famiglia di Via di Villagrazia. E quindi non c'è stato nessun commento. Lei ha detto che a distanza di qualche tempo, a distanza di qualche giorno, Ignazio Cullarà ha affermato ciò che lei adesso ha ribadito. Volevo chiederle questo: quale fu l'occasione, come mai Ignazio Cullarà parla dell'assassinio di Roberto Calvi? C'è stato qualcosa che ha indotto ad affrontare questo argomento? In particolare voglio precisare questo: come avevo detto prima, eravamo in una situazione particolare perché vi erano delle persone anche appartenenti alla stessa famiglia di Santa Maria del Gesù, di mia appartenenza, quindi anche di Ignazio Cullarà, di appartenenza alla stessa famiglia, che erano ricercate, che dovevano essere eliminate perché inaffidabili. E quindi si parlava, il tempo veniva trascorso anche per parlare per le strategie, per il controllo delle persone, per chi era affidabile, chi non era affidabile, chi si doveva eliminare e chi non si doveva eliminare. Questo appunto per essere sicuri che le persone da tenere vicino fossero solamente quelle affidabili e non quelle che avevano motivo di non esserlo. In queste circostanze, toccando vari tasti di varie persone, che nel frattempo alcune erano state messe anche fuori famiglia, via discutendo, Ignazio Cullarà, poiché aveva una grande amicizia
con il Francesco Di Carlo, perché Francesco Di Carlo non era una persona, era una persona normale, come nel senso di un semplice uomo d'onore, perché fu rappresentante di Altofonte e quindi una veste abbastanza importante nel ruolo di Cosa Nostra, come appunto come personalità, è legato da forte amicizia dai Pullarà e dalle persone che hanno avuto, diciamo, il sopravvento sull'eliminazione di Bontà, del Serillo e tanti altri. E quindi Ignazio, per i rapporti così stretti nei confronti di Francesco Di Carlo, ha nominato Francesco Di Carlo, riprendendo il discorso nel dire che Francesco Di Carlo è una persona sempre valida nonostante sia posto fuori famiglia, e tant'è vero che lui stesso ha partecipato all'eliminazione di Roberto Calvi. Sì. Senta, vuole spiegare quali rapporti lei aveva con Ignazio Pullarà? Ma io avevo strettissimi rapporti, perché facevo parte della stessa famiglia, l'ho conosciuto ancora prima che lui fosse combinato, e io lo trovavo il reggente di quella famiglia, e quindi avevo degli obblighi nei confronti, degli obblighi nel senso di disciplina, di stare spesso in compagnia di Ignazio, per prescindere che ci conoscevamo da una ventina di anni, sia con lui sia in special modo con suo fratello Giovan Battista, che nel frattempo... Chiedo scusa, non abbiamo definito bene la posizione giuridica di questo dichiarante, che nel caso di quello di prima c'era stata un'archiviazione, quindi abbiamo sentito i sensi del 210, ma in questo caso abbiamo quale posizione è processualmente? Quale posizione? Beh, rispetto a questo processo per l'omicidio Calvi, però nei suoi confronti vi sono processi per associazioni di tipo mafioso, per omicidio, numerosi processi per omicidio. Sì, ma allora non dovremmo sentirlo ai sensi del 210, questo dovremmo sentirlo come testimone assistito, perché se è soltanto è sempre stato sentito. Quindi ha già reso dichiarazioni che riguardano la responsabilità dei nostri imputati. Sì. Allora è stato sempre sentito come indagato di reato connesso. Indagato di reato connesso, sì, un procedimento collegato. Sia in incidente probatorio, sia in sede di rinnovazione dell'atto. Sì, ma c'è una differenza, cioè se è un imputato, se c'è una connessione non nel senso di concorso nello stesso reato, ma soltanto una connessione probatoria. È l'ultimo comma 210 al limite, no? Se c'è solo connessione probatoria, se lui ha già reso dichiarazioni che riguardano la responsabilità di altri con l'avvertimento di cui è l'articolo 64, quindi con una rinuncia al silenzio, quindi con una intenzione di collaborare, di parlare, in questo caso ha diritto all'assistenza difensiva, ma deve essere sentito come testimone, insomma. Cioè nel caso di là, no, perché c'è stata un'archiviazione, ma invece se c'è un processo pendente, finché non c'è la sentenza passata in giudicato, se si tratta di concorso, allora non può essere sentito, se non quando c'è stata la sentenza passata in giudicato, non può essere sentito come testimone, ma se è soltanto un collegamento o una connessione appunto non rientrante nel concorso, c'è ancora pendente il processo, viene sentito come testimone, se gli avvertimenti sono stati già fatti nella fase delle... precedenti, sì, al dibattimento. Gli avvertimenti sono già stati fatti il 1 ottobre 2002, proprio a tale fine è stato sentito, però c'è comunque l'ipotesi di connessione, di collegamento probatorio. Perciò ai sensi del 197 bis possiamo sentirlo come testimone assistito, pur essendo però il punto è questo. E quindi è obbligato a rispondere, ha diritto all'assistenza ma è obbligato a rispondere ed è sì.
e ha l'impegno di dire la verità, deve impegnarsi a dire la verità, ecco. Quindi io pensavo che fosse una situazione simile a quella precedente o che ci fosse concorso in questo stesso reato, ma se si tratta di una connessione semplicemente diversa dal concorso, guarda, i difensori che sono presenti penso che possano confermare questa situazione. Quindi nell'interesse... Presidente, test assistito comunque, perché sia perché non c'è nessun... Salvo che non ci sia concorso, appunto, no, perché se ci fosse concorso... Non c'è mai stato Nel caso di prima c'era stata un'archiviazione, per l'archiviazione è specifico che si sente ai sensi 210, ma in questo caso se si tratta soltanto di una connessione diversa dall'articolo 12,1, lettera A, se non ricordo male. Però, Presidente, io dico questo. Il 210, sesto comma, parla del fatto che estende l'applicazione. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12. Sì, però poi c'è il 197 bis, che è quella, è la norma che a noi interessa. Sì, e però c'è anche un dato da dire, che noi non possiamo in questo momento sapere se tutti i procedimenti che probatoriamente sono collegati al fatto per cui si procede siano stati definiti con sentenza passata in giudicato, se vi siano state condanne o assoluzioni. Quindi in questa situazione forse la... Sì, ma anche per quelli che sono ancora pendenti, se ci sono processi pendenti... Questo noi non lo possiamo sapere, perché l'ambito di... Forse il difensore c'è, di collaborazione di Mannoia è talmente ampio che è praticamente un'impresa impossibile, titanica, riuscire a stabilire tutti gli omicidi di cui lui si è autoaccusato e di cui ha parlato, commessi da appartenenti a Cosa Nostra. Sì, ma se anche fossero passati in giudicato le sentenze che lo riguardano, a maggior ragione dovrebbe essere sentito come testimone. Vedo? Il presupposto è che ci sia stato l'avvertimento e che lui abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, una volta per tutti si rinuncia, e quindi dal momento in cui l'avvertimento gli viene fatto e ha reso dichiarazioni che riguardano altri, la sua posizione è quella di testimone assistito. Vorrei il conforto dei difensori che sono qui presenti. 197 bis dice questo. Sì, Presidente, penso che sia esatta la sua interpretazione per due motivi. Uno, perché lui comunque non è in posizione connessa ex articolo 12, comunque rispetto a questo processo. E in ogni caso, perché come lei giustamente osservato, è stato già sentito dopo il 2001 e gli è stato dato l'avvertimento ex 64 lettera C. Quindi in ogni caso è testimone assistito. Quindi se non ci sono obiezioni possiamo senz'altro dire al signor Mannoia che è tenuto a dire la verità e quindi si deve impegnare a dire la verità. Mi segue, signor Mannoia? Ha sentito, signor Mannoia, quello che ho detto? Io, Presidente, questo è... Perché lei sa qual è la sua posizione? Sì, io la sento, ma questo rientra nella mia... Sì. Sa qual è la posizione sua, ma processuale? Presidente, io ho sentito... I processi che sono stati celebrati nei suoi confronti... Io non so quando... Prego, dica. Io non so quando devo parlare perché la voce si accavalla. Io ho sentito il vostro dialogo. Io non ho nessun problema nel dire quello che sono, continuare le mie testimonianze, perché ho testimone, ho imputato il reato connesso, per me non ha nessuna importanza. A me non mi riguardano queste cose, perché il mio compito è quello di dire la verità in ogni caso. Sì, è soltanto una questione formale, di rispetto delle norme che noi siamo tenuti a fare. Quindi deve impegnarsi a dire la verità, formalmente dica mi impegno a dire la verità. Mi impegno a dire la verità. Grazie, ecco, adesso può rispondere, può continuare a rispondere. Prego. Allora, signor Mannoia, lei conferma quello che ha detto e ribadisce quello che ha detto sino ad ora? Sì, certamente. Allora, è caduta la linea mentre stava parlando dei rapporti che aveva con Ignazio Pullarà. Adesso le chiedo un'ulteriore cosa. Successivamente lei ha avuto occasione di acquisire altre informazioni concernenti l'omicidio di Roberto Calvi? Nel caso positivo, ci dica quando, dove e da chi ha appreso queste notizie.
Io voglio precisare una cosa, signor procuratore. Questo argomento Calvi, anche se è un caso abbastanza importante per se stesso, per la figura della persona, per quello che ruotava attorno, io voglio precisare che queste cose che ho appreso sul conto, sulla vicenda Calvi, non è stata una mia investigazione, ma bensì frutto di una naturale dialogo tra altre persone che il quale io ascoltavo o il quale mi veniva riferito. Avendo fatto questa promessa, io ricordo ricordo a me stesso che sono passati tantissimi anni da quel momento storico, e credo di ricordare che mi trovavo nel carcere di Trapani, dove eravamo rinchiusi moltissimi uomini d'onore, perché da lì a poco perché eravamo stati trasferiti in diverse carceri d'Italia. Io sono stato portato a Novara, esempio, poi a Trani, e da lì poi tutte le persone che erano state trasferite, imputate nell'approssimarsi del maxi processo, il primo che fu celebrato a Palermo, fummo raggruppati nel carcere di Trapani, in attesa di essere tradotti al carcere di Palermo, in una struttura, la settima sezione, se non ricordo male, per dare l'inizio al maxi processo, perché l'aula bunker era decente al carcere. Ricordo che un giorno, parlando sempre per le stesse circostanze, e non perché interessava la morte di Calvi, perché erano stati eliminati come dei fratelli appartenenti a Cosa Nostra, fratelli nel senso di stessi uomini della stessa famiglia, persone di cui avevamo avuto 20 anni di vita insieme, tra rischi e pericoli, gioia e dolore e di tantissime altre cose. E anche la noia, anche la natura dell'uomo d'onore, anche se rinchiuso in carcere, certamente pensa sempre a quello che c'è all'esterno, alle persone affidabile, a quello che può succedere, a cosa sta succedendo. E mi ricordo che Giovan Battista Pullarà, il fratello di Ignazio, il quale era molto legato, più di Ignazio Pullarà, del fratello, a Francesco Di Callo, mentre passeggiavamo nel cortile insieme a me, Pietro Roiacono, Salvatore Profeta, perché eravamo i più intimi nell'affrontare alcuni argomenti abbastanza delicati che riguardavano l'interno di Cosa Nostra. Voglio precisare che Ignazio Pullarà andava spesso a trovare Franco Di Callo in una proprietà del principe Vanni Cavello, il principe di San Vincenzo, dove si accompagnava con Rosario, adesso mi sfugge il nome, scusate la mia memoria, Rosario Marchese, che aveva preso in affitto Rosario Marchese, in questo appartamentino, il quale anch'io ci andavo a trovarlo, ma riferirò su questo dopo. E Giovan Battista Pullarà, prima del suo arresto, ha fatto anche un favore, non so se richiesto, ma in virtù della grande amicizia che legava a Giovanni Pullarà e a Francesco Di Callo, ha ucciso un certo Tafuri in Corso dei Mille. La famiglia Tafuri da sempre aveva avuto un grande contrasto con la famiglia Di Callo, e negli anni passati, moltissimi anni fa, uno della famiglia Tafuri aveva
aveva, se non ricordo male, ucciso uno dei parenti del Francesco di Sales. Avendo fatto questa premessa, per precisare appunto e mettere in chiaro l'importanza dell'amicizia che avevano il Di Carlo con i fratelli Pullarà, specie con Giovan Battista in particolar modo. Anche perché il Giovan Battista era molto più valido di Ignazio nel senso di azione. L'Ignazio Pullarà e il Giovanni Pullarà, chiedo scusa, in questo carcere di Trapani, mentre passeggiavamo nel cortile, si sono toccati 1000 argomenti. Uno di questi argomenti è stato appunto la partecipazione, nonostante fosse stato allontanato, posto fuori famiglia, di Francesco Di Carlo all'omicidio di Roberto Calvi, manifestando con queste sue dichiarazioni Prego. Sì, volevo chiederle questo. Giovan Battista Pullarà, in quella circostanza, nella sezione transito del carcere di Trapani, prima dell'inizio del maxi processo, che come noto è iniziato nel febbraio, il 2 febbraio dell'86, in quella occasione Giovan Battista Pullarà disse per quale motivo Calvi era stato assassinato? Sì, credo di ricordare che lui, a differenza di Ignazio, mi è sembrato più a conoscenza di particolari. No, non voglio escludere che Ignazio non li sapesse, ma mi è sembrato, forse magari a distanza di tempo, lui ha raccontato particolari nel senso come se Calvi si fosse impossessato di forte somme di denaro appartenenti all'ala vincente, diciamo, di Cosa Nostra, come Pippo Calò, Salvatore Reina, Bernardo Brusca, che Bernardo Brusca era anche cugino di Ignazio e Giovan Battista Pullarà, e Bernardo Brusca era il rappresentante capomandamento il capomandamento di Francesco Di Carlo, e quindi ha fatto cenno anche ad alcune, diciamo, motivazioni per il fatto di Roberto Calvi, dell'eliminazione, dell'uccisione di Roberto Calvi. Quindi, oltre al fatto che si era impadronito di una grossa somma di denaro, ricorda se Pullarà abbia aggiunto anche qualche altra motivazione che era posta alla base dell'assassinio di Calvi? Se non ricordo male, signor procuratore, io non ho documenti, io non ho un archivio delle mie dichiarazioni, io non ho niente completamente di tutte queste cose. Come voi sapete, sono 17 anni che collaboro e alcuni fatti risalgono come questo moltissimi anni fa. Se non ricordo male, credo che il Giovan Battista disse anche che il Calvi non era persona più affidabile da queste persone che avevo poc'anzi menzionato, da Brusca, Reina, Calò ed altri. Credo di ricordare questo, non ricordo altri particolari, signor procuratore. Senta, lei ha detto che Bernardo Brusca era il capomandamento di Francesco Di Carlo. Vuole spiegare
o dire meglio qual era il mandamento diretto, comandato da Bernardo Brusca? Come si chiama questo mandamento? San Giuseppe Iat. E la famiglia che un tempo fu guidata da Francesco Di Carlo, come si chiama? Altofonte. Voglio aggiungere che Bernardo Brusca è diventato capo mandamento facendo in passato le veci di capo mandamento di questa famiglia, prendendo il posto di Antonino Salamone, perché il vero, originario capomandamento della famiglia di San Giuseppe Iato era come ho detto, appunto, ho detto in questo istante, già di Antonino Salamone. Sì. Senta, lei ha detto che tra le ragioni che le vennero riferite da Giovan Battista Pullarà, ragioni dell'eliminazione di Roberto Calvi, vi era quella per cui era divenuto inaffidabile per alcune persone appartenenti a Cosa Nostra, e ha menzionato fra queste Bernardo Brusca e Giuseppe Calò. E questo denaro che veniva, che era stato consegnato a Calvi, era stato consegnato allo stesso banchiere per quale ragione? Che cosa ne doveva fare Roberto Calvi? Queste cose non furono precisate in quel momento dal Giovanni Pullarà. Io in parte alcune cose, diciamo, le sapevo anche da parte del mio rappresentante Stefano Bontade. In poche parole, queste erano frutto del traffico di eroina, di stupefacenti e di traffico di sigarette e di tanti altri investimenti di Cosa Nostra, appunto appartenente ai cosiddetti, chiamiamoli, collionesi, nel senso della corrente dei collionesi, e che il Calvi li gestiva appunto tramite lui stesso attraverso, diciamo, appunto il banco a Bruxelles. Senta, lei sa se l'uccisione di Calvi abbia rappresentato un favore, un grosso favore per un capomandamento? Questa domanda non credo che mi dia lo spiraglio di una particolare situazione. Ecco, io... Il capomandamento più interessato, diciamo, più interessato in questa vicenda, a mio avviso, dalle deduzioni fatte anche per il passato del racconto di Stefano Bontade, va riferito al Pippo Calò. Sì, ecco, io volevo ricordarle, in aiuto della sua memoria, quanto lei aveva dichiarato molto tempo fa, il 15 luglio del 1991, a pagina 8, dove in quel verbale viene riportata questa espressione: strangolamento di Calvi aveva tolto un grosso peso a Calò,
Lei ricorda questa circostanza? Le leggo. Sì, l'avevo anche detto nel nome di Calò, sì. Sì, no, non c'è bisogno, signor procuratore. Ricordo in qualche modo le dichiarazioni fatte per il passato, in parte certamente, non a singola lettera. Sì. Ecco, volevo poi chiederle quest'altra cosa. Lei sa se prima dell'assassinio di Roberto Calvi il denaro che gli fu consegnato al Calvi stesso sia stato in tutto o in parte recuperato? Se non ricordo male, una parte di questo denaro però fu recuperato, ma non so precisare né le modalità né il quantitativo. Senta, lei sa se parte del, o meglio, se tra il denaro che fu consegnato al banchiere Calvi ve ne fosse anche una parte che fosse riconducibile anche a persone diverse da appartenenti a Cosa Nostra? Io non lo escludo, ma non credo di essere in possesso di particolare su questa appunto specifica situazione, ma credo di sì. Sì. Lei sa. Anche se credo di sapere qualcosa, ma adesso mi sfugge. Sì. Lei sa se ci fosse anche del denaro riconducibile a Gelli? In questo momento non mi sento né di affermarlo né di escluderlo, signor procuratore. Sì, perché sempre, diciamo, nel corso delle precedenti dichiarazioni, anche nel verbale del 91, lei aveva fatto riferimento anche a Licio Gelli, perciò che io le ho fatto la domanda. Sì, la ringrazio. Adesso che gliel'ho ricordato, cosa mi dice? Ma non mi giunge, diciamo, estranea questa sua affermazione delle mie dichiarazioni, perché ho confermato, e quindi per averle dette in un'epoca più recente, negli anni, quanto concerne i fatti in specifico, io la confermo e la attesto. Sì. Anche perché il nome di Gelli era un nome che circolava nei rapporti di Calò. Sì. Senta, nel discorso che fu fatto con Giovan Battista Pullarà o nei discorsi che comunque lei ha avuto con Stefano Bontate o con Ignazio Pullarà o con altri, si indicava Calò come persona che era stata coinvolta nell'omicidio di Roberto Calvi? Sì, naturalmente la parte importante, come ho precisato prima, era per fare appunto un favore al Pippo Calò. Sì. Senta, nel corso dell'incontro che vi è stato nell'86, a ridosso dell'inizio del primo maxi processo, quando vi era presente anche Pietro Lo Iacono, in quella circostanza Lo Iacono disse qualcosa dinanzi alle affermazioni di Giovan Battista Pullarà? No, il Lo Iacono non fece nessun, non fu né meravigliato di questa circostanza e non fece nessuna affermazione. Io conoscevo benissimo il Pietro Lo Iacono, che è stato
il consigliere della nostra famiglia, una persona molto seria. Quando lui aveva qualcosa che voleva, diciamo, contrastare o mettere in discussione, faceva i suoi commenti e portava delle tesi, diciamo, riguardanti la situazione e il suo modo e le sue conoscenze. Vuoi aggiungere? Vabbè, non si tratta di questo processo, quindi non è il caso neanche toccare questo tasto. E quindi non mi ricordo che Calò fece nessuna espressione, nessun contrasto nei confronti delle dichiarazioni del Pullarà. Senta, vuole dire quali erano i rapporti tra Giuseppe Calò ed Ignazio e Giovan Battista Pullarà? Ma rapporti di stima, di rispetto come componenti appartenenti a Cosa Nostra e in special modo l'eliminazione di Stefano Bonfade, tutto sommato è stata anche una cosa gradita e importante nei confronti di Calò, anche se prima Calò era alleato con Stefano Bonfade, aveva una stima e un rispetto per il Bonfade. E il rammarico del Bonfade in alcuni racconti del passato era appunto questo, che il Calò ha avuto nel corso degli anni un cambiamento, lasciandosi trascinare, perché la natura del Calò, anche se certamente facendo parte di Cosa Nostra, avendo un ruolo importante, non può che essere una persona che si deve assumere le responsabilità, buone o brutte che siano. Per il passato il Calò era una persona più moderata e molto, molto più discutibile diciamo, da quando poi si è legato con la corrente di Reina e Michele Greco e tanti altri. Rispondendo alla sua domanda, il Calò con Ignazio e Pullarà avevano i rapporti di Cosa Nostra, non mi risultano rapporti di confidenziale particolarità, ma naturalmente loro hanno partecipato e sono stati uniti, specie con Giovan Battista, nel periodo più importante che riguarda l'eliminazione di Bonfade, Inserillo e gli altri che si vedevano tutti i giorni insieme agli altri componenti, perché l'Ignazio Pullarà e Giovanni erano cugini di Bernardo Brusca, molto intimo con Calò e gli altri. Lei è a conoscenza di quali fossero le fonti conoscitive delle notizie riferite da Ignazio Pullarà e da Giovan Battista Pullarà? Io non, conoscendo i due, conoscendo Calò, che certamente Calò era una persona abbastanza riservata, non era una persona con un facile dialogo, con chi che sia. Io escludo che venissero direttamente dal Calò, ma è una mia supposizione. Naturalmente, sicuramente venivano dalla parte di Bernardo Brusca, ma io non ho diciamo, su queste fonti una mia personale presenza o di fatto non sono stato mai presente al riferimento di queste notizie. Senta, chi era interessato all'attività di riciclaggio mediante il Banco Ambrosiano e Roberto Calvi? Le persone che io ho saputo che erano interessate
erano appunto il Calò, il Francesco Madonia, il Giuseppe Giacomo Gambino, Salvatore Reina, Michele Greco, Bernardo Brusca, credo di averlo detto, e in qualche modo ha avuto una partecipazione di interessamento il padre Agostino Coppola, uomo d'onore, insieme al fratello, Domenico, se non ricordo male. Agostino Coppola era uomo d'onore di quale famiglia? Se non ricordo male, o era della stessa famiglia di San Giuseppe o di Partinico, che non cambia granché, perché la famiglia di Partinico di cui rappresentante il vecchio Nene Geraci era legatissimo con Bernardo Brusca, era come se dipendesse dalle sue labbra. Lei ricorda altri nominativi di persone coinvolte in queste operazioni di riciclaggio? Senta, io alcune cose le ho scordate. Io posso dire che il Calò, per fare così un piccolo, per ricordare a me stesso, un piccolo proprio memoria per così anche per mettere a voi alcune conoscenza di alcuni fatti. Il Calò è una vita che ha vissuto a Roma, in special modo dagli inizi degli anni 70, dopo che un giovane uomo d'onore ha deciso di collaborare, un certo Vitale, Leonardo Vitale, che era della famiglia della Zisa, appartenente al mandamento della famiglia di Calò, il quale ha accusato Calò e tanti altri persone, e che a quell'epoca non ha detto altro che le stesse cose che in qualche modo ha detto il signor Mannoia, il signor Buscetta, il signor Contorno, e che fu, tramite amicizia, preso per pazzo e portato nel manicomio di Barcellona Posto di Gotto. Dopo anni fu scarcerato e fu eliminato. A Roma, noi, la famiglia di Santa Maria del Gesù, di cui rappresentante Stefano Bontate, avevamo una decina. Questa decina era capeggiata da Angelo Cosentino, un'anziana persona che aveva un negozio di tessuti. Questa persona era molto appoggiata nell'ambiente romano, sia quanto concerne la malavita della Magliana e delle borgate, sia quanto riguarda ambienti di alta di importanza politica e di tante altre cose, di cui ha introdotto il Calò e ha presentato il Calò a tantissime persone di notevole importanza. Quindi, ritornando alla sua domanda, se vi erano altre persone coinvolte, io adesso non ricordo se vi fosse coinvolti persone come Flavio Carboni ed altri, che al momento mi sfuggono i nomi, signor procuratore, sono passati tanti anni. Comunque, lo ricorda anche il coinvolgimento di Flavio Carboni in questa attività di riciclaggio? Presidente, ha detto non ricordo. Sì, credo di ricordare Carboni. Non sono al 100% in questo istante, perché, ripeto, non sono psicologicamente abbastanza lucido. Credo di ricordare Flavio Carbone e Dio Tallevi, mi sfuggono i nomi, signor procuratore, mi dispiace. Sì, allora io cerco di aiutarla facendo riferimento alle sue precedenti dichiarazioni. Allora, il primo
ottobre 2002 lei ha dichiarato: tale operazione veniva effettuata... Che pagina, chiedo scusa? Pagina 8. Leggo solo la parte di interesse, ovviamente. Allora, ho appreso da Stefano Bontate che a partire dagli anni 76-77... Credo Umberto Stolani anche. Sì. Infatti, allora, ho appreso da Stefano Bontate che a partire dagli anni 76-77 gli enormi flussi di denaro che provenivano dal traffico di stupefacenti ed anche dal contrabbando di sigarette venivano riciclati nel Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Tale operazione veniva effettuata per il tramite di padre Agostino Coppola, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato o di Partinico, insieme al fratello Domenico, di Roberto Calvi, di Flavio Carboni e di Umberto Ortolani. Lei ha ribadito, diciamo, che aveva anche in precedenza parlato di Flavio Carboni negli stessi termini. A pagina 9 del verbale del 15 luglio 1991 lei ha affermato: il Carboni era invece un canale di attività finanziaria del Calò, come ho già detto per Gelli. Presidente, chiedo che sia completata inoltre la contestazione. Se è da parte prima, sì, non è utile in questo momento per il pubblico ministero, perché farà una domanda poi. Su. Sì, ma siccome non ho finito, poi per corretta la contestazione, come il pubblico ministero fa con la difesa, ma noi aveva risposto prima di quella frase. Ma scusi, devo fare una domanda poi, sulla parte precedente. Allora, se la leggerà subito dopo, vediamo. Presidente, però non è che si fanno le contestazioni, perché quando la difesa fa le domande il pubblico ministero chiede la precisazione, e quando il pubblico ministero fa delle contestazioni parziali la difesa non può essere ammessa a integrarle? No, avvocato, anche lei ha obiettato la stessa cosa, cioè ha detto no. Comunque, quello Presidente, che ha detto dopo, io lo faccio per rispetto alla Corte, però secondo me la contestazione è incompleta. Sì, ma se adesso, se non dovesse il pubblico ministero leggere anche la parte precedente, l'autorizzerò senz'altro a leggerla. Prego. Signor Presidente, l'interesse del pubblico ministero è acquisire le genuine dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia così come le ricorda, senza previamente anticipare nulla di ciò che ha detto prima. Mi pare di essere assolutamente coerente sul. Bene, aspettiamo la risposta. Allora, ha sentito, signor Mannoia, se vuole rispondere. Poi ne parla anche di un altro verbale. Nel verbale del 18 dicembre 1997 in sede di incidente probatorio, vediamo se lui ricorda qualcosa su adesso che le ha contestato. Per completezza ribadisce lo stesso concetto. Allora, pagina 27. Allora, domanda. Tanto facciamo rispondere, no? Allora viene detto. Allora, domanda, ecco, poi vorrei sapere questa informazione, diciamo, l'era provenuta da qualche fonte, cioè da una persona determinata oppure no? Da Stefano Bontade, persona abbastanza determinata e qualificata, che non aveva nessun senso o motivo per parlare di questo. E questi discorsi
sono avvenuti esattamente perché non c'è stata altra circostanza o motivi di cui parlarne di questa situazione, perché io non ero inserito in questi investimenti durante appunto la permanenza del Sindona a Palermo, pubblico ministero. Non ho ben capito in che circostanze di tempo e di luogo e in che circostanze di discorsi avvenne questo discorso relativo a Carboni. Può ripetere per favore? Mannoia. Appunto, io ricordo durante la permanenza di Sindona a Palermo, il quale io dovevo raffinare una partita di eroina. E la pagina 25 dice: sì, ma questo mio verbale non lo posso rinnegare perché è un mio verbale, tutto sta in base a quale circostanza di domanda sia stata proposta. Io ho parlato che il canale di investimento, di riciclaggio di Stefano Bontade erano appunto, la maggior parte erano di Sindona, così come io sapevo, appresi che il Calò investiva i suoi soldi attraverso appunto questi canali, attraverso Calvi e Licio Gelli, e appunto questi nominativi così. E questi nominativi si riferisce a Carboni, che gli era stato ricordato. Ma che si riferisce a Carboni lo dice adesso il pubblico ministero. No, lo leggo. Viene... Allora leggo. Lei tutto... ha interrotto la lettura di pagina 27 proprio nel momento in cui... Allora, può rispondere alla domanda che le ho fatto? Gliela ripeto. Allora, nel verbale che le ho, indagato prima, lei ha dichiarato: il Carboni era invece un canale di attività finanziaria del Calò, come ho già detto per Gelli. Il test risponde: sì, ma questo mio verbale non lo posso rinnegare, perché è un mio verbale. Tutto sta in base a quale circostanza di domanda sia stata posta. Io ho parlato del canale di investimento e poi l'ho già letto. Quindi ci sono tre verbali, 1991, 2002 e 98, in cui lei, signor Mannoia, ha ricordato questa circostanza, cioè che Carboni era un canale di attività finanziaria del Calò impiegato nel riciclaggio. Ora che le ho ricordato queste cose, che cosa mi dice? Io avevo già risposto, purtroppo le voci si sono accavallate mentre la signoria vostra stava iniziando a dare lettura di questa mia dichiarazione. Potete sentire la registrazione. Avevo detto appunto di Umberto Ortolani. Sì. E dico, allora adesso questa cosa del ruolo di Carboni lo ricorda? Sì, la ricordo e ribadisco, ascoltate la registrazione, anche se la voce è accavallata, mentre la signoria vostra, prima di fare il nome di Carboni, di Ortolani, la mia voce si è accavallata alla sua, ma potete riascoltarla. Sì. Senta, ulteriore domanda che le voglio fare. Chiedo scusa, vediamo se l'avvocato admette da completare la contestazione. No, gli faccio la domanda sul punto, prima della contestazione. Su quella frase che... su questo punto qui. Ah, vabbè, sentiamo. Lei sa se... lei sa se Flavio Carboni abbia avuto un ruolo nell'omicidio di Roberto Calvi? No, questo non lo so. Bene. Ha completato. Comunque, Presidente, la mia contestazione non era quella. Vediamo qual è allora. E allora voglio far presente che il 15... luglio 1991 a foglio 10, quando si parla del coinvolgimento della banda della Magliana sulla vicenda Moro e si dice: so che il Calò era in contatto con tale banda, c'è la seguente testuale affermazione: ADR, cioè a domanda risponde, nulla mi dicono i nomi di Flavio Carboni e Benito Cazzora. Conosco diversi Messina, ma nulla posso dire in ordine al Giuseppe Messina, eccetera. Che pagina è? 10, ha detto? Sì, pagina 10. Poi, soltanto dopo, c'è quel passaggio, secondo me, è incongruo. Scusi, 15 luglio, a pagina 10 non c'è? Io ho un cerchietto su pagina 10, non so che affoliazione ha lei.
perché prima lei leggeva da questo verbale dicendo pagina 8, io non lo trovavo, quindi abbiamo sì forse... Ma delle lei ha la, forse quella manoscritta. Manoscritta, sì, sì manoscritta. Allora, un attimo. La stessa data comunque, la stessa sì, data. Sì, perché è stato poi trascritto. Pagina 10. Nulla mi dicono i nomi di Flavio Carboni e Benito Cazzora. Poche righe sotto, in effetti, c'è quella giunta di contestazione che ha fatto il pubblico ministero, che secondo me è logicamente incongrua. Aggiungo che non ho conosciuto Flavio Carboni, di cui so solo essere stato persona vicina a Calò. Non so come si spieghi il fatto che nulla gli dicono i nomi di Flavio Carboni con la frase 10 righe sotto, però la contestazione andava fatta completa, cioè il pubblico ministero ha contestato soltanto, aggiungo solo che non ho conosciuto Flavio Carboni, di cui so solo essere stato persona vicina a Calò. Ma 6 righe prima diceva nulla mi dicono i nomi di Flavio Carboni e Benito Cazzora. Che data questo? Questo verbale del 15 luglio 1991, nella parte manoscritta io ho foglio 10 con un cerchietto in alto. Quindi questo è il primo dei 3 interrogatori che ha citato il pubblico ministero. Poi successivamente sono altre dichiarazioni su cui tornerò in sede di controesame, però intanto... Ha sentito, signor Mannoia, che c'è questo contrasto? Ma questo è un contrasto diverso, se permette. Per me è inopportuna. Vabbè, adesso vediamo, facciamoglielo spiegare prima che voi, se no dico fino a Mannoia. Un conto... Non possiamo dare già la spiegazione a Mannoia prima che lui risponda. Facciamo prima chiarire a lui questa discordanza. Ha sentito, signor Mannoia, quello che ha replicato l'avvocato? Sì, signor Presidente, ho sentito, ma... Alla luce di questa situazione credo che anche a voi sembra inverosimile che se in righe prima vi sia una dichiarazione e che se in righe dopo ve ne sia un'altra e che lo scrivente o appunto la persona che prendeva atto di questa dichiarazione non abbia fatto presente questa diversità a distanza di 6 righe. Ciò potrebbe succedere a distanza di anni che una persona possa avere delle amnesie e quindi io non so come giustificare questa situazione, non posso altro che ribadire quello che ho detto e quello che appunto ho fatto in questo nome, che almeno poi non mi interessa niente, tra virgolette, di questa situazione, ma a voi moltissimo, naturalmente mi scuso per questo, ma di questa situazione di Ortolani l'avevo detto prima che il pubblico ministero si desse lettura della mia precedente dichiarazione accavallandosi la voce dicendo ricordo anche il nome appunto di Umberto Ortolani. No, sì, ma altro non, chiedo scusa al Presidente, a noi non interessa, no, un momento, finiamo la no, ma questo è importante perché, ma cerchiamo di far capire chiedo scusa, siccome il difensore si duole del fatto che sarebbe stata omessa questa parte, il difensore però ha omesso di leggere il punto di interesse di quella parte che lui invoca e se permette, credo che non sia privo di rilievo. Adesso cerchiamo di capire adesso cosa sta dicendo Mannoia. Se continuiamo... Però bisogna ricordarle in maniera compiuta le dichiarazioni. Sì, ma prima vediamo di capire quello che lui ricorda adesso. Poi suppliamo contestando, perché non so se lui ha capito. Continua a parlare di Ortolani, mentre a noi interessa Carboni. Ci deve dire quello che ricorda di Carboni, non di Ortolani. Ha capito, signor Mannoia? Ma poco fa, io sono capito bene, si parlava di Ortolani, che non era stato menzionato nelle mie dichiarazioni di adesso, di questo momento, del giorno odierno. Quanto riguarda la lettura che mi è stata data di queste mie dichiarazioni, l'avvocato della difesa giustamente precisa questa situazione che se righe prima vi è un discorso e se righe dopo ve ne è un'altra, io non posso rispondere su questo, io posso confermare questi due nomi che appunto mi sono stati fatti come persone interessate vicino a Calò. Ecco, allora sul punto se per me... Sì, ma cerchiamo di capire cosa ricorda adesso, ancora non ce l'ha detto, cos'è che lei ricorda di Carboni adesso, oggi, indipendentemente da quello che ha detto in passato?
Ricordo che erano persone che mi sono state dette, fatte il nome, che io non ho conosciuto personalmente, le persone che erano vicine al Calò. E se voi andate a guardare, purtroppo ci sono delle dichiarazioni, forse in tante situazioni, specie negli Stati Uniti, e in tante, e dove alcuni nomi sono stati scritti e travisati con altri, nomi che io sconosco completamente, che poi per fortuna mi sono ricordato e ho detto così, come per esempio Stefano Giaponia, era stato scritto, evidenziato in un altro nome, che io ho dovuto sforzarmi per dire: ma chi è questa persona? Quindi a volte può succedere ma io confermo adesso quello che adesso io ricordo riguardante queste due persone. Se permette, Presidente, voglio dare lettura. Allora, pagina 5, il brano che l'avvocato ha letto è riportato così. ADR, nulla mi dicono i nomi di Flavio Carboni e Benito Casara. Conosco diversi Messina, ma nulla posso dire in ordine a Giuseppe Messina, di cui a pagina 922 della requisitoria palermitana in atti. Ciò perché non mi vengono forniti elementi specifici in ordine al detto Messina. Aggiungo che non ho conosciuto Flavio Carboni, di cui so solo essere stata persona vicina a Calò. Pagina 5. A pagina 9 afferma, sempre l'ADR, nulla so di un qualsiasi ruolo della morte di Calvi di Flavio Carboni, dato che non ne ho mai sentito parlare. Il Carboni era invece un canale di attività finanziaria del Calò, come ho già detto per Gelli. Quindi non c'è nessun contrasto all'interno di questo verbale, e sempre ha detto che c'erano questi rapporti tra Calò e Carboni. Quindi assolutamente inopportuna, a mio avviso, l'integrazione parziale la prima frase che ha letto l'avvocato fa pensare totalmente inopportuna, perché incompleta, e quindi come tale chiedo che la Corte non ne tenga conto e disponga la inutilizzabilità. Presidente, chiedo di produrre la pagina. Inutilizzabilità della integrazione della contestazione che l'avvocato ha fatto. Sì, questo lo valuterà la Corte, ma non è... Io faccio la richiesta, deciderà la Corte ovviamente. Sì. Comunque, se vogliamo rileggere un'altra volta l'inizio della frase. Lo rileggo da capo, anzi, se vuole glielo faccio vedere, Presidente. Se siete d'accordo, acquisiamo il verbale, sull'accordo delle parti si può acquisire. Certo. Presidente, posso intervenire, dare il consenso? Prego. Posso? Dica. In realtà si tratta di una risposta verbalizzata, dal tenore della risposta. Non cerchiamo di interpretare le risposte, Presidente. No, non sto interpretando le risposte. Si tratta di una risposta verbalizzata e questa non è un'interpretazione della risposta. In realtà, dal tenore della risposta, non si comprende bene nemmeno quale fosse la domanda che in quella circostanza era stata posta al Mannoia. Si fa riferimento a una pagina 922 della requisitoria palermitana in A. Per Messina, non per Carboni. Va bene, comunque gliela do, così se la legge lei. La leggiamo noi, sì. Avvocato, se vuol dire il suo nome, perché non è... Avvocato Carlo Fabbri per Marino Mannoia. Cioè, non è stata fatta una trascrizione, questa non era registrata. No, non era registrata, è manoscritto. Tra l'altro con visibili errori nel corso della verbalizzazione. Perciò che io insistevo per sapere oggi che cosa ricorda, se invece si fanno le contestazioni prima ancora di sentire. Ovviamente l'attendibilità del collaboratore è fuori dubbio. Su questo non si possono ovviamente spendere parole di sorta. Tuttavia gli è stata data posta una contestazione che era in sé suscettibile, era in sé idonea a trarre in inganno i collaboratori, come se in quel passo, in quel primo passo del verbale, non avesse mai menzionato la colleganza tra Carboni e Calò. Io chiedo che lei tuteli la difesa, io non traggo in inganno nessuno, ho letto tutto il passo
Ho dato atto che nella fine del passaggio dice che era persona vicina a Calò, ma ho anche dato atto che la prima frase che lui dice è che a domanda risponde nulla mi dicono i nomi di Flavio Carboni e di Benito Cazzora. Dopodiché avrà detto pure che Carboni ha violentato la Madunina, come dicono a Milano, però in quella circostanza la frase era quella. Nulla mi dico i nomi di Flavio Carboni. Comunque l'accordo è l'acquisizione del verbale intero o solo di questa pagina? Perché per il pubblico ministero non c'è problema anche a produrre tutti i verbali. Sì, Presidente, non questo verbale c'è accordo, sugli altri no. Acquisiamo l'intero verbale, se sono tutti d'accordo, e non solo questa pagina. Comunque andiamo avanti con le domande. Allora, vuole dire, signor Mannoia, chi sono Nino Rotolo e Lorenzo Di Gesù? Sì, volevo dire innanzitutto che per quello che ho ascoltato, per me ha ragione l'avvocato della difesa, perché questa cosa è molto anomala, ma io ribadisco in quello che ho ricordato e in quello che sono, perché a volte vi sono delle verbalizzazioni, senza offesa per nessuno, che io stesso, quando mi trovavo in Italia, poco tempo che sono venuto in Italia, che sono stato in Italia, e che qualcuno mi rileggeva le mie domande o appunto nel contraddittorio certe cose, se vi erano cose che io stesso mi meravigliavo, ma do atto che l'avvocato della difesa, per quanto mi concerne, io non sono nessuno, ha ragione per quel verbale e dà senso a quello che dice lui, ma in effetti non è così, ma andiamo avanti. Lei mi chiedeva, la signora vostra, chi sono Nino Rotolo e Lorenzo Di Gesù. Nino Rotolo è un uomo, entrambi sono uomini d'onore. Lorenzo Di Gesù è della famiglia di Caccamo e Nino Rotolo è della famiglia di Pagliarelli. Sono due persone, due delle più intime persone di Pippo Calò, che stavano quasi notte e giorno assieme, e addirittura il Rotolo stava con le mogli stavano anche assieme durante la latitanza. Sì. Senta, lei sa se Giuseppe Calò, Nino Rotolo e Lorenzo Di Gesù si recassero a Londra? In caso positivo dica in che periodo, con che frequenza, per quale motivo e come lo ha appreso. Ecco, io non vorrei commettere qualche errore, perché ribadisco sempre, anche se può essere noioso, che sono passati tantissimi anni, ma io so che il Calò, il Rotolo e il Gesù andassero spesso a Londra e che trafficassero anche in eroina, in droga. Credo di averlo appreso direttamente, e non vorrei sbagliare, perché quando uno dice una cosa un po' frettolosa, si dovrebbe trincerare nel discorso, non ricordo. A prescindere dal giuramento, a prescindere di dire la verità, ma l'istinto a volte fa dire quello che uno al momento crede di ricordare, e allora è suscettibile da sbagliare. Certamente non sbaglierebbe dicendo non ricordo, e allora la signoria vostra mi darebbe lettura di quelle che sono le mie dichiarazioni. Credo che fosse così la procedura. Io credo di averlo appreso direttamente anche dal Rotolo. Ora, non vorrei commettere un errore. Sì. Le ha parlato di ciò anche Calò? Sì, dal Calò lo sapevo, perché Calò mi ha fatto tante manifestazioni. Facendo cenno a una situazione, diciamo, più semplice nel poter rimediare o avere più amicizia nell'aggiustare situazioni appartenenti anche alle situazioni giuridiche. Ecco, vuole spiegare bene questo discorso che le ha fatto Calò?
in sostanza a Londra che cosa era più facile aggiustare rispetto che in Italia? Ecco, signor procuratore, sperando sempre di non commettere nessun errore, perché è importante, perché la dignità di una persona va salvaguardata. E voglio sottolineare che queste cose sono sempre cose che io non ho vissuto e che mi hanno raccontato, e vi sono cose che io faccio fede alle persone che me le hanno raccontate, perché non si può fare di un erbo un fascio, ma vi sono persone che sono attendibilissime. Come ho detto prima, Calò è una persona seria, mentre qualche altro può anche darsi che non sia una persona abbastanza seria, uguale a Calò, o qualche altro sia un po' differente. Il Calò un giorno, durante la nostra permanenza nel carcere dell'Uccellone, se non ricordo male, nell'89, mi chiese una cortesia. Se io potessi parlare con mio fratello Agostino, che si trovava in libertà, che da lì a poco tempo fu è scomparso, non si sa più niente, se potesse interferire, parlare con delle persone che erano imparentate con il giudice Aiello, che nel frattempo era stato il procuratore, che nel frattempo era stato trasferito alla Cassazione, se poteva parlare per aggiustare una situazione che adesso non ricordo, o era un ricorso, non mi ricordo, una cosa che interessava personalmente il Calò. Dopo un po' di tempo, e io gli ho detto non c'è problema per questo, e tanto che io mandai questo incarico a mio fratello e ne aspettavo la risposta. Dopo un po' di tempo, dico adesso non so a ricordare se fosse passata una settimana, non mi ricordo, il Calò, sempre nell'area del passeggio dello Cerdone, mi disse, perché ci davamo del lei, io al Calò, mi ha detto: Franco, per quella situazione riguardante Aiello ci dice a suo fratello che non faccia più niente, perché ho fatto in modo di arrivare, purtroppo il dottor Cannevale si offenderà, ma queste parole mi ha detto, ho fatto in modo di arrivare a Cannevale. In quelle circostanze, parlando del più né meno, mi ha detto: qui le cose sono un po' più complicate, mentre a Londra vi sono cose molto più facili da poter sistemare. Non ha fatto cenno a fattori specifici, a situazioni molto più specifiche. Mi parlava come se lui fosse molto pratico di Londra, spiegandomi che era distribuita come apparati di polizia, come cantoni, come adesso non mi so spiegare bene perché sono passati tanti anni, e che era facile più facile rispetto all'Italia poter sistemare alcune cose. Senta, lei che cosa ha capito dalle parole di Calò? Quello che l'ho detto, signor procuratore, nient'altro. Sì, lei il 1 ottobre 2002, a pagina 11, ha detto: nell'occasione mi disse che in Italia le cose erano più difficili rispetto all'Inghilterra, ove aveva più amicizie. Da ciò ho dedotto che la scelta di Londra come luogo per assassinare... Signor procuratore, mi scusi se la interrompo, non vorrei che si accavallassero le voci, ma io alla domanda sua andavo nel sintetico, e lei mi ha chiesto che cosa ha capito. La signoria vostra si vuole riferire sicuramente al discorso mio personale, del mio convincimento. Io non so in questa corte se interessa anche il pensiero della propria persona di queste cose, ma prima che la signoria vostra mi dà lettura, possa succedere come poc'anzi, io la mia percezione fu quella del discorso appunto riferibile al fatto Calvi,
che avevano fatto questa situazione come se fosse un omicidio. E il fatto che se succedeva in Italia e che hanno scelto Londra, il fatto che se succedeva in Italia, l'investigazione certamente in Italia, per fare un elogio agli investigatori italiani, perché in effetti sono forse dei più bravi del mondo, se sospetta, io parlo con gli Stati Uniti, ho parlato con l'FBI, ho parlato con questo e ho parlato con quell'altro, non hanno, certamente non sono dei stupidi, ma non hanno l'inventiva e non hanno niente a che fare con gli investigatori italiani, senza offesa per gli Stati Uniti. Sì. Senta, lei quando è che ha conosciuto Giuseppe Calò? Ma io credo che si perde nel tempo, sia stato il 69 e 70, ma un 35 anni fa. Sì. Ecco, quindi lei ha detto tantissimo tempo fa, primissimi anni 70, giusto? C'è stato qualche ricordo preciso che, diremo così, lei è in grado di associare, di legare alla conoscenza del Calò? Io, quando ho conosciuto Calò, ancora non ero stato iniziato ritualmente a far parte di Cosa Nostra, ma già da alcuni anni frequentavo l'ambiente di Cosa Nostra, degli uomini d'onore, ed ero anche vicino a Pippo Calò. In quel periodo credo di ricordare che Calò innanzitutto era una persona diversa, ma come ho precisato poc'anzi non si poteva sottrarre a certe situazioni di posto. Aveva anche un bambino che era malformato, che poi è morto, diciamo, questo poveraccio, questa povera creatura. Martino Spataro, Tommaso Spataro, nonostante fosse del costo dei mille, apparteneva alla famiglia di Pippo Calò. E aveva dei contrasti con un suo parente, il proprietario del Rosa Nero, e aveva chiesto al Calò il permesso di poter fare in modo che quest'uomo subisse una bastonatura delle legnate. Allora fu fatto presente che anche i colpi di bastone potevano portare alla morte e potevano avere conseguenze diciamo imprevedibile. Io stesso, insieme a Pietro Fascella, Nino Rotolo, Franco Scrima e quella persona che si è fatto pentito, che fu poi soprannominato il Valac siciliano, Leonardo Vitale, partecipammo a aspettare nell'androne del suo palazzo il proprietario del Rosanero. Purtroppo uno dei nostri compagni, Pietro Fascella, fu un po' precipitoso, andò da solo, diciamo, ad affrontare questa persona, ma siccome il proprietario del Rosa Nero era una persona molto alta e robusta, ha cercato di difendersi in qualche modo e il Fascella ha sparato in faccia e è rimasto difettoso per tutta la vita. Sì. Senta, lei sa se la regina d'Inghilterra si sia recata a Palermo e se si sia incontrata con il principe Alessandro Vanni Calvello? Se le risulta, vuole dire come lo ha appreso? Sì, questo era un luogo comune per l'entusiasmo, per l'importanza della persona, che certamente non veniva molto spesso, ma quelle volte che io ricordo, quelle poche volte che ricordo che la regina è venuta a Palermo,
andava anche a trovare e a volte diciamo visitava i posti di appartenenza del principe Alessandro Vanni Calvello. Questo era parole dette da Giovanni Terese, detto Pacchione, che era in ottimi rapporti con il principe di San Vincenzo, e da Stefano Bontade, e quindi appresi da loro, conoscevo anch'io Vanni Calvello, ma così come saluto cordiale e cose, ma non avevamo molta intimità, diciamo, in altre cose. Lui era uomo d'onore della stessa famiglia di Francesco De Carlo. Sì. Senta, lei si è recato a Roma, se lo ha fatto a quale fine, quando c'è andato? Sì, io a Roma mi ci recavo tantissime volte, come moltissime volte, come mi recavo a Napoli, come svariate volte, non sto a pensare quante volte, ma moltissime volte, a cominciare dall'inizio della carriera di Franco Franchi, dove insieme a Pedro Lo Iacono e ad altri facevamo delle divertite, delle cose. Ma in particolare mi chieda, io tante volte mi sono recato a Roma, sì. Ecco, lei si è recato per commettere una rapina a Roma, lo ricorda? Sì. Ecco, con chi c'è sì, andato? Sì, io mi recai a Roma Procuratore, finisca completamente la domanda perché credo che le voci si accavallino. Sì. Volevo sapere, ecco, la rapina ai danni di chi l'avete commessa e con chi si è recato a Roma. Io mi sono recato a Roma per via Napoli, ho preso il 7 Bello, il treno, e poi lì abbiamo trovato delle autovetture. Sono andato in compagnia di Stefano Giaconia. Stefano Giaconia era un uomo d'onore della famiglia della Barbera, della famiglia di Palermo Centro, era uno dei superstiti perché la Barbera sono state eliminate nelle 63, nella prima guerra di Cosa Nostra, e fu aggregato nella famiglia di Stefano Bontade insieme a Salvatore Federico. E c'era mio cugino Pietro Vernengo, e siamo andati a dormire in una casa di Ciro Maresca, adesso non mi ricordo l'esatta ubicazione, ma comunque era vicino al centro di Roma, il quale su richiesta di Pippo Calò, il quale vi era una importante gioielleria che adesso non ricordo il nome, che aveva moltissime cose di valore, e oltre a questo in un determinato giorno doveva anche recarsi un rappresentante di diamanti, ma purtroppo quando noi arrivammo a Roma il giorno dopo, credo, vi era stata una rapina commessa da altre persone, il quale avevano ucciso una guardia giurata un mezzanotte, non mi ricordo adesso, un poliziotto, e allora non abbiamo fatto più niente, non era il caso di... Ricordo anche che in quell'occasione eravamo tutti latitanti, queste persone di cui ho nominato. Fummo fermati, eravamo forniti di documenti falsi, ma fummo fermati dalla polizia, ma abbiamo avuto la possibilità di poter andare via perché i documenti erano fatti bene. Sì. Senta, ha detto che vi siete recati una volta giunti a Roma in un'abitazione. Ecco, chi ha trovato in questa abitazione una volta che egli è giunto? L'abitazione era di Ciro Maresca. Ciro Maresca era una persona che era
di Napoli, la famosa pupetta Maresca, che credo che nei giornali e nelle televisioni ne abbiano parlato. E Ciro Maresca era in ottimi rapporti con noi, specie con Giaconia, con me e con altri. Lo andavamo a trovare spesso a Castellammare, dove lui viveva, e lui aveva questa abitazione di proprietà e ci ha ospitato in quella sua abitazione a Roma. Lei ha conosciuto Nunzio Barbarossa? Sì, l'ho conosciuto a Napoli quando io bazzicavo Napoli. E poi una o due volte nel suo negozio vicino alla stazione Termine a Roma. Ecco, lei ha chiesto a Pippo Calò di procurargli una patente falsa? In caso positivo, dica quando ha fatto questa richiesta e dove le venne consegnata questa patente. Sì, lei la ringrazio di queste sue sollecitazioni. Sì, io ricordo benissimo questi fatti. Io sono andato a trovare a Pippo Calò, prima ne avevo parlato per creare questo appuntamento, lo andai a trovare nel negozio di Nunzio Barbarossa, dove il Calò conosceva un falsario, aveva una stamperia, ma non mi chiede il nome perché non lo conosco, non mi ricordo, e il Calò mi fece fare appunto una patente di guida falsa, che io andai appunto a ritirare. In precedenza avevo dato le fotografie e cose, lui ha procurato il modulo e ha fatto fare la patente falsa nel negozio di Nunzio Barbarossa. Ricordo che a quell'epoca vi era Giuseppe Caleazzo, Nino Rotolo, e vi era anche naturalmente Barbarossa. E il periodo non mi ricordo se sia, perché io sono stato latitante verso il 75-76. Senta, lei sa tramite chi Calò le abbia procurato questa patente falsa? No, ripeto, so che lui conosceva un tipografo, un falsario, ma non conosco il nome e non mi fu presentato. Lei ha conosciuto Vincenzo Casillo e in ogni caso ci vuole dire chi era? Sì, lo... Sì. Sì, io l'ho conosciuto nel napoletano, l'ho conosciuto attraverso un mio carissimo amico, un certo Mario Parisi, napoletano di Poggio Marino, un ragazzo che era di buona famiglia, i fratelli erano dottori, chi era ingegnere. Lui era un ragazzo così, gli piaceva vivere a modo suo, aveva collezione di Ferrari, di macchine d'epoca, comunque una famiglia ricca, addirittura avevano una grossissima piantagione, avevano l'appalto con la Perugina per le nocciole. Io conoscevo da tempo Parisi, Mario Parisi, ho venduto anche una Ferrari che avevo comprato di mia proprietà. Un giorno, tantissimo tempo fa, non mi ricordo se è stato nel 75-74, se adesso è 75, abbiamo rubato un tir carico di vestiario, e allora ne parlammo con Mario Parisi e Mario ci indicò Enzo Casillo e Gaetano Fiore per vendergli questa merce. E così ho conosciuto Casillo e il Fiore quando io andavo a Napoli, e alcune volte lo andavo a trovare. Il Casillo aveva un laboratorio di tessitura, di stoffa, faceva anche lui una specie di sartoria.
E chi era Parisi? Chi è Parisi? Credo di averlo detto, era un mio caro amico, non apparteneva né a Cosa Nostra né alla 'Ndrangheta, no? Un ragazzo che viveva così, diciamo, trafficando, facendo qualcosa. Lei sa se Casillo avesse rapporto... Un tabacco di sigarette. Lei sa se Vincenzo Casillo avesse rapporti con Pippo Calò? Ecco, andiamoci piano con questa domanda, nel senso, mi scuso con questa mia espressione, perché io potrei non ricordare bene. Io posso dire che io conoscevo il Casillo, che Nicola Milano, uomo d'onore che conosco da più di 30 anni, lo conosco forse ancora prima di conoscere Calò, una persona che appunto appartenente alla famiglia di Pippo Calò, di cui fu ha avuto il confine, il soggiorno a Napoli, una persona molto vivace e scherzosa, certamente non un sanguinario, anche se faceva parte di Cosa Nostra. Aveva come soggiorno obbligato, allora poteva scegliere il comune che voleva, e si è scelto Napoli, è andato a alloggiare a Santa Lucia. E nella sostanza teneva i prosciutti e i salami appesi, era un po' buffone nel senso di allegria, ma una gran brava persona e una furba persona, e aveva negozi di tessuti e di stoffe e di altre cose. Lui conosceva molto bene il Casillo, di conseguenza l'altra persona è Gerlando Abetti, soprannominato Upaccare, sempre della famiglia di Pippo Calò, che è stato anche il consigliere della famiglia di Pippo Calò anticamente, conosceva moltissimo bene sia il Casillo e sia Cutolo, perché Casillo era cutoleano, noi dicevamo in questi termini, apparteneva a questa camorra di Cutolo. Se non ricordo male, non vorrei che ci fossero adesso dei verbali, qualche cosa di qua e di là che possa nascere in contraddizione. Io ricordo nella data odierna, adesso, nonostante i miei problemi personali che ho, di cui ho fatto cenno prima dell'udienza, credo di ricordare, non mi dica da chi perché non le so rispondere, credo di ricordare che il Casillo si conoscesse con il Calò, perché mi sorviene solo un piccolo particolare: quando il Casillo fu trovato nella macchina, credo ammazzato, bruciato, in queste cose, credo di ricordare che ci sia stato un commento, non posso riferire altre cose perché non le ricordo. Un commento da parte di chi? Non mi ricordo, perché io ho l'obbligo di dire solo quello che ricordo. Il commento chi l'ha fatto? Lei come l'ha saputo? Il commento è sicuramente, questo lo do per scontato, è avvenuto in seno a Cosa Nostra. Nel senso che perché io ho partecipato anche ad alcuni omicidi nel napoletano, riferibili a persone, alcuni uomini d'onore della famiglia di Napoli, di Cosa Nostra, e qualcuno che si apparteneva alla camorra. E vi erano dei contrasti con il Cutolo, mentre il Cutolo era molto intimo di Gerlando Abetti. E allora credo che questa situazione sia nata da un dialogo fra me e Gerlando Abetti e Pietro Loiacono durante la nostra detenzione a Luciardone, perché ripeto a dire che il l'ho detto quattro volte in due secondi. Gerlando Abetti, ex consigliere della famiglia di Pippo Calò, era in strettissimi rapporti col Cutolo, ho detto,
E allora si cercava di capire se era stato eliminato dal cutolo o se vi fosse qualcosa di più particolare, di più importante per questa eliminazione fatta in queste determinate situazioni. Non ricordo altro, signor procuratore. Sì. Senta, in ordine agli investimenti che venivano curati nell'interesse di Cosa Nostra nel quadro delle attività di riciclaggio, lei sa se quantitativi di denaro siano stati dirottati nell'America Latina? No, non ho completamente idea, ma certamente si parla di cifre notevoli, perché da quelle, diciamo, dalle cose riguardanti Stefano Bontade, Inserillo, il Gambino, non vorrei toccare tasse di processi che già sono stati celebrati o di cose che anche cioè sono oramai appartengono a altre circostanze di cose, le cifre, si parlava di svariate miliardi investiti anche in terreni a Berghi, come qui nell'isola Ruba e in altri posti. Sì, ecco, quindi in definitiva attraverso Sindona. E in definitiva ricorda se del denaro sia stato dirottato anche in America Latina? Sì, questo lo ricordo, ma la domanda che mi ha fatto la signora Vossa era il quantitativo, quanto? Io questo non lo ricordo. Il quantitativo. Sì, no, io l'avevo chiesto, forse non sono stato chiaro, ma l'avevo chiesto entrambe le cose, cioè sia se era stato dirottato in America Latina sia il quantitativo. Sì, confermo, signor Presidente. Senta, lei ha conosciuto Antonino Giuffrè? Sa dire quale ruolo avesse in seno a Cosa Nostra e, nel caso in cui l'abbia incontrato, quando e per quale motivo lo ha incontrato? Io la figura di Giuffrè la ricordo così sommariamente, perché innanzitutto io sono stato a Caccamo, dove ho raffinato 300 kg di morfina per conto appunto dei componenti dell'Ala Vincente dopo la mia carcerazione, di cui ho avuto particolari contatti con Nino Rotolo, l'altra persona che adesso è collaboratore di giustizia, che è sotto capo della famiglia, Salvatore Gangemi, che era sotto capo della famiglia di Calò, e con Diego Guzzini della famiglia di Caccamo. In quell'occasione io non ho visto il Giuffrè. Io credo di ricordare lontanamente, negli inizi degli anni 70, di aver visto, conosciuto così il Giuffrè sommariamente, perché mi piaceva anche andare a caccia, a volte ci andavo spesso a Caccamo con Salvatore Contorno, e credo di averlo conosciuto in qualche circostanza di caccia. Ricordo di averlo conosciuto la seconda volta, ma non ricordo particolari di sorta, che portai un'ambasciata, io e Salvatore Federico, uomo d'onore della mia stessa famiglia, a Francesco Intilla a Caccamo, il quale credo di aver conosciuto, di aver il Giuffrè, ma non ho avuto amicizie, non ho avuto contatti con lui, di queste cose. Sì. Di cose di Cosa Nostra, diciamo. E Ciccio Intilla che ruolo rivestiva? Era il capo comandamento. Come si chiama il mandamento? Caccamo. Lei sa se Francesco Di Carlo, lei ha detto in ordine a Francesco Di Carlo che è stato posto fuori famiglia. Le chiedo, vuole dire per quale motivo
Francesco Di Carlo è stato posto fuori famiglia e quando? Ecco, signor procuratore, in Cosa Nostra vi sono cose che a volte si possono dire e che possono essere manifestate a tutti i componenti di Cosa Nostra perché vengono a conoscenza di determinate situazioni. Ci sono cose in cui possono passare un po', se sono più di una, o un po' occultate perché quella persona è una persona che ha avuto un passato, che ha avuto un'influenza in Cosa Nostra e che appartiene a persone che chiedono di fare questa cortesia di non, dicendolo in siciliano, scusando l'espressione, di non sbuttanare tutte le manchevolezze compiute in Cosa Nostra. Quello che io ho appreso quanto concerne Francesco Di Carlo è che lui, avendo trafficato da tantissimi anni in droga con Caruana, anche con Leonardo Greco stesso, che si fosse impossessato in qualche modo, dicendo una bugia, di una partita di eroina. Una partita di eroina che era stata spedita in Canada e che in quella fatalità di circostanze era stata sequestrata una nave e lui attribuiva a quel sequestro quella partita di eroina che lui aveva inviata, mentre l'eroina era andata a buon fine. Ora, ripeto a dire, purtroppo questi sono processi molto delicati, specie quando si parla di situazioni delicate nei confronti di chi che sia, anche di uno che va a rubare un paniere di mele. Bisogna sempre stare attenti a ciò che si dice. L'ambiente di Cosa Nostra è un ambiente particolare. A volte ci può essere qualche... perché se uno lo devono eliminare, certamente non glielo vanno a dire. Quindi si cerca di fargli capire che qualche persona abbastanza importante è come se lo tiene, lo vorrebbe vicino, come se lo rispetta moltissimo. Questo mi è successo a me personalmente, nel senso che Stefano Giaconia, quella persona di cui parlavamo, che sono andata a Roma, ospite della casa appunto dove dovevano fare quella rapina insieme, detta dal Calò il Giaconia, quella persona, quando lui è venuto è uscito dal carcere temporaneamente, che si trovava rinchiuso nel carcere di Napoli, nel manicomio di Napoli per l'esattezza, fu avvicinato moltissimo all'epoca da Gaetano Batalamenti, capo della commissione, da Stefano Bontade, e lui mi disse: quando il diavolo ti allisce è segno che vuole l'anima, perché era un furbacchione. Ora la cosa che è stata detta per Di Carlo è stata detta questa, in queste circostanze, la sua espulsione da parte del rappresentante e da parte, diciamo, di Cosa Nostra è stata diffusa per le persone che riguardano, diciamo, il mandamento nostro, le persone di cui Di Carlo fosse conoscente, e la motivazione era questa. Vuole precisare, forse non l'ho compreso io, chi è che le ha comunicato la ragione della messa fuori di famiglia di Di Carlo? E da chi l'ha saputo? Da Stefano Bontade. Anche da altri lo ha saputo? Sì, ma non ricordo in particolare, non mi ricordo se c'era Pietro Loiacono, perché è importantissimo che una persona che possa avere contatti o comunque ha possibilità di incontrarsi con un altro uomo d'onore, se quell'uomo d'onore è posto fuori famiglia, è importantissimo avvertire, almeno da parte di Stefano Bontade, nel suo caso era importante avvertire me, perché non avevo capodecina, non dipendevo da nessuno, dipendevo solo alla diretta dipendenza di Stefano Bontade, e quindi non potevo io cadere in errore, o Stefano non poteva giustificarsi poi nel non aver fatto presente a una persona di sua diretta competenza
e che Id Callo era stato posto fuori famiglia, perché avrei potuto parlare di cosa nostra, cose che non potevo parlare. Sì. Lei ricorda di aver avuto riferita la circostanza anche da Leonardo Greco? Non mi ricordo al 100% in questo istante. Ecco, io in aiuto della sua memoria... Può anche darsi perché... può anche darsi perché Leonardo Greco era coinvolto, come ho detto prima, nel traffico appunto di contrabbando di eroina insieme ai Currere, Caruana e al Di Callo. Sì, sì. Ecco, in aiuto della sua memoria volevo ricordarle che 1 ottobre 2002, pagina 7, lei ha dichiarato: ho appreso la circostanza da Stefano Bontate e da Leonardo Greco, uomo d'onore di Bagheria, titolare di un deposito di materiale ferroso. Il Greco, che era direttamente interessato al traffico, mi disse che il Di Carlo aveva fatto credere che la nave che trasportava lo stupefacente era stata sequestrata sfruttando un sequestro veramente avvenuto in una nave. In realtà Leonardo Greco mi disse di aver saputo dai destinatari dello stupefacente che la droga era arrivata. Ricorda negli stessi termini? Sì, al 100%. Lei sa se uomini d'onore posti fuori famiglia siano stati impiegati per commettere delitti? Se ne ha ricordi specifici, dica, racconti questi casi. Uno specifico mi consta personalmente a me, poi me ne sono altri che al momento non ricordo, ma è importante riferire quello che consta personalmente, io credo. E io mi ricordo che dopo la mia latitanza dell'83, ripeto, dal carcere di Castelbuono, si doveva eliminare una persona che aveva l'abitazione nell'area di nostro controllo, nella zona di Falsomiele, in questa zona lì, e giunse il mandato di eliminare questa persona che doveva essere eliminata. Ma la persona era un po' difficile perché avevano costruito moltissimi palazzi. Era un po' difficoltoso esporsi a trovare l'ubicazione, diciamo, esatta per poter preparare, diciamo, l'eliminazione, l'attentato di questa persona. E ci siamo, Ignazio Pullarà, reggente della famiglia di mia appartenenza, chiese permesso a Pippo Calò se poteva avere la possibilità di usufruire l'aiuto di Vittorio Magliozzo, che era stato posto fuori famiglia dal Calò. Il Magliozzo perché il Magliozzo? Perché il Magliozzo, insieme a un suo nipote, lavorava in questi edifici come elettricista. E quindi attraverso il Magliozzo, ex uomo d'onore posto fuori famiglia, abbiamo avuto l'aiuto di rintracciare l'esatto, diciamo, portone, l'esatta ubicazione, il piano e tutte queste cose, e previo diciamo, autorizzazione data dal Calò a Ignazio Pullarà. Sì. Voglio dare atto, signor Presidente, che il 7 aprile 84 è stato assassinato Sebastiano, o meglio, prima di dare atto di questo, come si chiama la vittima, scusi? No, la vittima non la ricordo, ma ho partecipato io stesso, Giuseppe Calascipetta, Pietro Aglieri e Carlo Greco. Ecco, allora, do atto di questo, che il delitto menzionato è stato identificato in quello commesso il 7 aprile dell'84 ai danni di Sebastiano Pipitone, delitto commesso in via dell'Antilope, quartiere Bonagia.
In base alla sua domanda, sì. Come si chiamava questo, purtroppo, signor procuratore, questo dà la dimostrazione della crudeltà, che quando una persona per bene commette un omicidio nella sua vita, un unico omicidio, o per lite, o per gelosia, o per altre cose, non se lo scorderà più per tutta finché in campa. Se lei mi chiede le altre persone, io non le so rispondere, no. Lei è a conoscenza di altri casi di uomini d'onore posati o espulsi a Cosa Nostra? Mi scusi, mi stavo soffrendo il naso, mi ripete la domanda. Sì, sì. Lei è a conoscenza di altri casi di uomini d'onore che siano stati espulsi dall'organizzazione o posati? Sì, nel corso del tempo stati moltissimi. Mi faccia una scena, a qualche riferimento, perché sì. Ricorda, cioè, è riguardante, mi faccia un piccolo, non c'è bisogno che lei mi dà la lettura di tutto, mi faccia un piccolo accenno per poter capire a che cosa devo rispondere, solo un accennino, un piccolo indicazione, non voglio che sì. Mi sia data lettura per cortesia. Sì, sì, no. Il caso di Badalamenti, il caso di Vino di Maggio, li ricorda? Questa è un'altra verbalizzazione, non si chiama Vino di Maggio. Ora, non so se la colpa è mia o da verbalizzante. Con questo non voglio, per carità, mettere in discussione niente, perché può succedere, a volte è naturale, è normale commettere un piccolissimo errore. Ma così. Questo è il figlio di Giuseppe Di Maggio. Che noi chiamavamo Pruzzo Di Maggio, che era il rappresentante di Brancaccio. Il papà era intimissimo con Stefano Bontade e con Michele Greco, una persona di una certa età, di una certa importanza. Ha commesso un errore dopo l'eliminazione di Stefano Bontade, di Inserillo e gli altri, perché era un moderato, che non aveva un po' non voleva aderire a quel sterminio, a quel stillicidio che è scaturito da lì in poi. E quindi ha commesso un errore, nonostante la sua esperienza, di aver dato rifugio a un paio di persone che erano ricercate da parte di Cosa Nostra e che lui credeva innocente, non responsabile di nessuna cosa. E questa persona, per l'euforia di Pino Greco, Scarpa, uomo d'onore di Sciaculli, di altri uomini d'onore, questo e quell'altro, è stato eliminato. Il figlio di questa persona si trovava rinchiuso nel carcere. A prescindere che il cognato che ha sposato la sorella di questo ragazzo, e si chiama Nino Loiacono, che è nipote di Pietro Loiacono, di quella persona di cui a volte ho fatto cenno durante questa udienza, era rinchiuso anche lui in carcere. Allora fu comunicato a questo ragazzo, che si chiamava Giuseppe, credo, aveva credo il stesso nome del padre, perché Nino sicuramente no, che lui aveva insieme ai genitori, alla mamma, avevano un albergo, se non ricordo male, a Rimini, in quell'area, tra Rimini e Riccione. Una volta uscito dal carcere gli è stato chiesto, che era fuori famiglia, di allontanarsi in quella località. Il momento in cui doveva fare il rientro, doveva prima chiedere il permesso a suo cognato, a Nino Loiacono, e Nino Loiacono lo faceva presente a chi di dov'è. Cerchiamo di concludere, stiamo andando un po'... Poche domande. Ruota libera. Poche domande. Badalamenti.
Badalamenti è stato espulso per una situazione in cui è una vecchia situazione che si trascina nel tempo, il quale Badalamenti diede un ordine come capo della commissione, si autorizzò lui a dare un ordine per uccidere Ciccino Madonia di Caltanissetta, perché a sua volta la famiglia appunto di Ciccino Madonia aveva eliminato Peppe Sette Case, una persona, un uomo d'onore molto vicino a Gaetano Badalamenti. In quella riunione che mi fu raccontata direttamente, personalmente da Stefano Bontade, anche perché ha avuto un seguito quel discorso, e Stefano Bontade tramite Lillo Adamo e anche Salvo, l'esattore siciliano, si procurò delle auto blindate, perché stava per scoppiare un'altra volta una guerra di Cosa Nostra, perché in sede di commissione gli fu detto Badalamenti che era espulso, e a Stefano Bontade di dimettersi. Stefano Bontade disse: io non ho responsabilità in questo ruolo, e quindi possiamo anche cominciare una guerra, possiamo fare quello che volete, ma io non mi dimetto. Senta, lei cosa sa di Ernesto Di Otallevi e dei suoi legami con Cosa Nostra? No, in particolare non credo di ricordare, a prescindere queste, diciamo, sentito dire di questi, diciamo, rapporti col Calò, così nell'ambiente romano, non mi ricordo. Luglio 91, che è stato acquisito, si trova scritto a pagina 9 ADR: mai ho sentito mettere Di Otallevi in riferimento alla morte di Calvi. Pagina 5. Pagina 5. In particolare, sono certo che Calò conosceva bene Di Otallevi Ernesto, il quale aveva moltissimi contatti negli ambienti più diversi. Non so se Di Otallevi sia stato tramite tra Calò e terroristi neri. Stefano Bontade diceva che Di Otallevi era un lazzarone e un usuraio, intendendo che era un uomo meschino che coglieva qualsiasi occasione. Ricorda queste circostanze? Sì, ma non so niente di specifico, signor procuratore. Lei ne ha parlato con Salvatore Federico di Di Otallevi? No, non mi ricordo adesso, non mi ricordo. Salvatore Federico chi era? So che Calò frequentava anche... Salvatore Federico è stato eliminato anche lui, era uomo d'onore della famiglia di Stefano Bontade, faceva parte come me alle dirette dipendenze di Stefano Bontade. Lei stava dicendo, l'ho interrotta, Calò frequentava anche, vuole dire chi? Calò
frequentava anche un po' di Spezia dell'ambiente romano, Spezia della Magnana e Magliana e tutte queste cose. E allora io vi sono cose in cui non tanto mi interessavo della dignità delle persone che lui frequentava. Sì, sentivo dire, ma a volte ci sono dei ricordi che non rimangono in pezzi, come Calò a volte diceva, riferendomi, adesso mi sfugge il nome, e questo sta sempre a rompere i coglioni, scusando la frase, o rompe i coglioni. Lo disse anche in presenza di Pietro lo Iacono, rompe i coglioni, riferendosi, mi sembra, Ambrosoli, non mi ricordo adesso. L'avvocato Ambrosoli? Sì, credo di sì. In effetti lo aveva già detto. Ricorda di aver riconosciuto fotograficamente Calò, Nunzio Barbarossa e Vincenzo Casillo? Sì, certo, li conoscevo di presente, anche se io non sono uno che riconosco molto bene le fotografie, dipende con la distanza di tempo di persone che, e certo, che ho frequentato da tantissimo tempo, lo riconosco certamente, ma il Casillo era da moltissimi anni, a volte vengono mostrate delle fotografie che quasi sono irriconoscibili le persone. Senta, lei ha parlato anche nel corso del verbale prodotto del 15 luglio del 91, quindi ometto di farle le domande sul punto, di un'attività svolta da Cosa Nostra per la liberazione dell'onorevole Aldo Moro e di un impegno di Stefano Bontate sul punto. Ha parlato di una riunione della Commissione Provinciale al riguardo, quindi relativamente alla liberazione di Aldo Moro e a un intervento di Calò in quella occasione. Lei ricorda, vuole rappresentare che cosa disse Calò nella circostanza? Lei mi fa delle domande che sono molto lontane nel tempo e un pochettino nel dimenticatoio. Calò aveva acquisito delle amicizie in quanto riguarda terroristi, né terroristi rossi, diciamo. Fu interessato il Tommaso Buscetta, che si doveva trasferire dalla carcere del Luciardone per mandarlo, non mi ricordo adesso se era Udine, Torino, a carcere, per incontrare alcune persone di cui Buscetta conosceva e che anche il Calò conosceva, per poter vedere cosa si potesse fare per la liberazione di Aldo Moro. In particolar modo è interessato Stefano Bontate. Ricordo pure che, così per farla un po' breve nel discorso, ricordo pure che una volta c'è stato Calò si incavolò perché il Buscetta non fu portato in quel posto dove doveva andare, ma fu depistato questa sua traduzione. E poi il Bontade mi raccontò che Calò ha fatto un'espressione abbastanza colorita dicendoci: Stefano, ma che cazzo vuoi? Non l'ha capita ancora che questa liberazione di Moro non interessa. E così discutendo, non vorrei toccare tasti già che riguardano pure anche altri processi. Sì, sì. Comunque abbiamo prodotto il verbale, quindi non è più necessario ai fini di questo processo per puntualizzare ulteriormente. Un altro punto, e mi avvio alla conclusione, già è stato oggetto dell'incidente probatorio ed è la situazione relativa ad una relazione predisposta dall'FBI, dal Federal Bureau of Investigation, datata 11 marzo 91, che lei non ha sottoscritto. E io vorrei attirare la sua attenzione sul fatto che con riferimento a un incontro, o meglio, a quanto ha riferito in ordine all'omicidio di Roberto Calvi, in ordine a quello che avrebbe appreso da
Pullarà, in questa relazione dell'11 marzo vi è scritto che sarebbe stato lo Iacono a riferire del ruolo di Calò nella morte di Calvi. Ecco, lei come la spiega questa circostanza? In una maniera sola, tutti i verbali che ci sono stati a New York, nell'ufficio del FBI, se potete farne caetassacce, bruciarle è la migliore cosa. Le persone che erano con lei, con le quali lei stava, conoscevano perfettamente la lingua italiana? Tutte le verbalizzazioni in tutti i processi che io ho affrontato in questi 17 anni che riguardano le dichiarazioni rese all'ufficio di New York non sono attendibili, come verbalizzazione parlo. Sì. Quindi diciamo non conoscevano bene la lingua italiana le persone che stavano con lei, è giusto? Questo non lo so dire, ma erano verbalizzazioni fatte alla maniera americana con quella macchinetta da telescritta veloce, adesso non mi viene il nome, cose, in quale ci sono migliaia di errori di fare paura. Senta. Un ultimo punto, allora vuole dire perché lei non ha parlato all'inizio della sua collaborazione avvenuta con il giudice Giovanni Falcone dell'omicidio di Calvi? Nessuno me l'ha chiesto, non c'è stato nessuna occasione, nessuna situazione. Io non credo che questa situazione, come si evidenzia dai verbali, a volte spontaneamente dichiara. Io non voglio essere una persona maleducata o scostumata, ma dico quello che sento e quello che credo e quello che vedo e ho visto con i miei occhi in questi 17 anni. Tutte queste domanda risponde o spontaneamente dichiara e non sono mai esistite da parte mia. Perché io non mi siedo con uno e dico, senta, spontaneamente le devo dire questo. E secondo me uno viene convocato perché qualcuno gli dica il motivo della convocazione e gli faccia le domande su qualcosa in quale lo sta convocando. Quindi io, su quanto riguarda la sua domanda, veramente sono in difficoltà, non so rispondere, mi dispiace, signor procuratore. Sì. Lei nel corso dell'incidente probatorio, alle pagine 66 e seguenti, aveva detto, tra l'altro, sono stato 24 ore su 24 per un anno con l'FBI e durante quelle lunghissime situazioni è nato questo discorso. Hanno voluto sapere tutta la mia vita ed è un periodo di gran lunga superiore al periodo delle mie dichiarazioni in Italia. E conferma queste indicazioni? Ah sì, questa è una situazione diversa, perché quando io sono stato in Italia, a prescindere che uno ha la facoltà, la libertà di scegliere, di farsi pentito, di essere irreducibile, ho fatto questa scelta e a distanza di 17 anni dico che ho sbagliato, questa è una mia personale convinzione. Io, perché la mia famiglia non ha niente, sono stato solo un anno in Italia e mia figlia è venuta bambina e neanche c'ha la residenza, neanche non c'ha niente, siamo anno per anno rivedibili in questa situazione e non posso fare tanti elogi anche da parte dell'Italia per tante altre cose, ma a prescindere da questo volevo dire questo. Quando mi hanno mandato negli Stati Uniti, quando io ho deciso di collaborare, io per me esistevano solo le attenuanti generiche che spettano a un reo confesso. Spero che mi ascoltate gentilmente con un po' di attenzione. Non vi era nessuna legge in proposito o che fosse all'orizzonte o che si stesse preparando.
Io ho avuto un trattamento quasi alla pari di un reo confesso o di una persona che si accusa spontaneamente di un reato. Quanto concerne le dichiarazioni fatte negli Stati Uniti, le persone che è stato un caso, mi hanno fatto vedere una fotografia un giorno e mi hanno detto: riconosci questa fotografia? Io ho riconosciuto in quella fotografia Giovanni Gambino. Che cavolo ne so io che in America si stava celebrando o stavano istruendo un processo a carico di questo signore John Gambino? Ed è stata la rovina della mia vita, non della mia vita, perché la mia vita carne di macello, solo questo mi merito, ma la rovina di mia moglie, perché è mia moglie, mi ha dato due figli, e non hanno residenza, non hanno niente, vivono in una maniera come esiliate, in una maniera di castigo, specie anche da questi signori qui, Marshall, qua, che tutti in Italia parlate sempre dell'America, America. Ci sono molte persone che si riempiono la bocca, America, per tutto. A prescindere da queste cose, quando sono partito qualcuno ci ha detto, perché io al dottor Falcone, se voi andate a prendere i verbali, gli ho detto questo. Senta dottor Falcone, io avevo una compagna, ho una compagna che già accusarmi di traffico di droga è pari ad accusarmi di omicidio, è gravissimo per una donna che è fuori l'ambiente di Cosa Nostra, non come la mia ex moglie che mi scappello con tutto il rispetto, ma amore è una cosa, anche se era mia moglie, non ci amavamo, e non, senza offesa mi scappello, però è una brava donna. Era figlia di gente che apparteneva a Cosa Nostra, ma la mia compagna no. E allora già per gli occhi della mia compagna e di mia figlia, una bambina, accusarmi di traffico di droga che veniva in tutti i giornali, di questo e quell'altro, tutte queste altre cose, è stata una grande sorpresa e amarezza. Ma io non volevo non accusarmi di altre cose. Ho detto, volevo un po' di tempo. E ho detto al dottor Falcone, ma non che lui me l'abbia chiesto, io ho detto, senta, anch'io non sono un stinco di santo, queste parole mi ricordo e non potete sbagliare neanche una virgola nel verbale se lo prendete. Anch'io ho commesso le mie responsabilità, le colpe di cui vergognarmi. E non escludo che in futuro io possa fare ulteriore dichiarazione. E questo significava anche responsabilità fatte di sangue e di omicidio. Io confidai a qualche persona al di fuori della magistratura, naturalmente, che avevo commesso alcune situazioni, alcuni omicidi, e qualche persona l'ha detta al procuratore che si è presentato a Roma per chiedermi se volevo andare in America per testimoniare. Quando sono andato in America, perché io ci sono andato solo per un allontanamento, perché neanche mia figlia e la mia donna era sicuro, già avevano ammazzato mia madre, mia sorella, mia zia, il mio zio, mio cugino, avevano scannato a tutte queste persone. E allora possiamo venire qua per testimoniare, perché mi hanno chiesto, per allontanare questa bambina e la mia donna. Solo per questo. E mio padre, poveraccio, che è venuto con noi. Quando si è presentato la situazione del processo americano, mi hanno detto, senti, tu devi raccontare tutta la tua vita. E hanno parlato anche di omicidi. Allora io ho detto e ho risposto, come ha risposto la buona anima di Buscetta, e chi si vuole capire si capisce. Io gli ho detto, purtroppo, facendo parte di Cosa Nostra, ma non ho avuto mai l'opportunità. Però a me non mi hanno creduto, a Buscetta l'hanno creduto, buona anima in pace sua dove sta, perché qualcuno gliel'aveva detto queste cose. E allora hanno detto, senti, siccome per me era vitale che la mia famiglia stesse per un periodo qui negli Stati Uniti, hanno fatto un contratto e hanno detto, se tu il giorno prima della celebrazione del processo non dici, non confessi tutto, se tu confessi tutto, la tua famiglia può stare negli Stati Uniti, nei Marshall Program, un Marshall che ve lo assicuro, ve lo garantisco, come sicurezza e come tutto, può stare per tutta la vita. E allora io, per amore della mia famiglia, ho detto queste cose. Però lì c'è l'avvocato Fabri, che è testimone. Ho detto, e c'è l'avvocato, e c'è il dottor Caselle, ci sono uomini dell'FBI, c'è il giudice Tenebra, ci sono tutte queste persone.
ho fatto informare prima l'Italia immediatamente, per dire, prima che io parli con gli americani ho dichiarazione da fare sul mio conto che voglio fare prima con gli italiani e dopo con gli americani, perché è mio dovere fare in questo modo. No, invece sono venuto per il caso Andreotti e non per il caso delle mie dichiarazioni. Quella notte che è finito l'interrogatorio alle 5 di mattina, scusatemi questa colorita, questo mio modo di parlare, me lo sfogo, perché io fosse, e questa è l'ultima testimonianza che io intendo fare, è collaborazione alla giustizia, è uscire dai mascelli e tutto. Quella notte che è finita alle 5 di mattina l'interrogatorio, lì c'è l'avvocato Fabbi che è presente, è un avvocato, una persona di Stato, e hanno firmato prima a Roma e poi negli Stati Uniti il procuratore di New York, l'FBI, il dottor Casella, il dottor Tinebbia e la dottoressa di Milano, la Boccassini, hanno firmato tutti l'immunità per il signor Francesco Marino Vannoia per reati a lui attribuiti quanto riguardano gli omicidi, e si dà atto all'Italia che nessun tribunale possa condannarlo. Il signor Vannoia dopo 3 mesi ha rinunciato a questa immunità per essere condannato e giudicato. Scusatemi. Cerchiamo di concludere. Sì, ho terminato. Solo se vuole molto brevemente dire quali rapporti avesse Di Carlo con Ignazio e Giovan Battista Fullarà. Dall'amicizia ne ho parlato, specialmente con Ignazio trafficava in hashish. Ignazio gli forniva delle grosse quantitative di hashish, tra cui ricordo un particolare di un grosso quantitativo che gli era stato dato da Girolamo Teresi, previa autorizzazione, perché era di pertinenza di Stefano Bontade l'hashish. Credo che quell'hashish ci fu sequestrato e poi ci fu un discorso perché il Fullarà ritardava, visto che il Di Carlo ritardava a pagare Ignazio Fullarà, Ignazio Fullarà non pagava appunto Girolamo Teresi, Mimmo Teresi, ma poi la cosa si appianò nel giro di poco tempo, ma trafficavano insieme, specialmente Ignazio con Di Carlo. Senta, lei le risulta che Francesco Di Carlo sia stato contattato da Calò per un traffico di stupefacenti? No, questo non lo so. Lei il 4 gennaio del 1995, nel corso di una deposizione dibattimentale, alle pagine 8 e 9, ha fatto riferimento a questa circostanza. Cioè, le confermo. Allora, Giulio Di Carlo. Sì, ce lo dico subito. 10 gennaio 95, processo dinanzi alla quarta sezione di Palermo, procedimento numero 104-94 RG, procedimento a carico di Bedia Lucio più 14, presidente nobile. Mannoia dice: Giulio Di Carlo si limita solamente a dirmi questo, che Francesco Di Carlo era stato contattato da Pippo Calò per un commercio di stupefacenti, altro non mi disse e altro non lo so. Negli anni 86-87 ha detto, vicepresidente Mannoia, negli anni successivi alla sua espulsione. La ricorda la circostanza? Oh, 86-87 non può essere, forse 76-77, ma non, adesso non ricordo questo passaggio. Va bene. Finito? Io non ho altre domande.
I difensori quanto tempo pensano di dover impiegare per le domande loro? Chi è che vuole fare domande? Adesso, Presidente. Prego? Adesso? E quando le vuole fare? No. Poi nel caso suo non mi pare che nessuna menzione è stata fatta del suo assistito, quindi non so che domande possa fare. Gli altri, chi è che vuole fare domande? Io ho delle domande da fare, però non so se no, fino a che ora dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fino alle 20. Appunto. Collegamento fino alle 20. Dobbiamo decidere se è il caso di concludere oggi, se i tempi sono ragionevoli. Siccome ci hanno detto che dobbiamo avvertire prima delle 6 per eventualmente prenotare per domani, cioè per confermare la prenotazione per domani. Quindi voglio sapere da voi se ritenete di potercela fare in tempi ragionevoli oppure se no prenotiamo per domani. Nel senso che io qualche domanda ce l'ho, insomma, sarà mezz'ora, sarà tre quarti d'ora. Ce la facciamo. L'importante è se è solo chi altro deve fare domande. Allora ci conviene fare anche se siamo un'altra ora, insomma, è meglio finire oggi. No? Non ho problema, Presidente. Anche noi da Ascoli, Addio, allora sì. Quanto tempo lei, Avvocato Gianni? Presidente, non so, non saprei dirlo. Presidente, io non ho problema a cominciare oggi, era semplicemente la mia cosa, era siccome lei sembrava voler valutare in relazione ai tempi, io i tempi come al solito... Siccome ci hanno detto che dobbiamo prenotare, se vogliamo, cioè dico se pensate di non poter finire facciamo la prenotazione, poi salvo eventualmente di sdirla se riusciamo a finire. No, io se fino alle 20 finisco e come? Sì, ma non adesso... Allora, dico tutti insieme, cioè anche l'avvocato Giomini. Io sono a disposizione della Corte. Sì, ma adesso alle 20 voglio sperare di non arrivare, perché anche con il giudice popolare non è che possiamo abusare. Popolari per me lo posso fare anche domani, se invece volete andare avanti vado avanti, come preferite. Nel giro di un'ora a finire è una cosa, insomma, se invece non ce la facciamo... Facciamolo fa prima ad No, ma questo bisogna dare subito la... Forse ci conviene comunque... Scusi, nel dubbio conviene prenotare, poi se sarà necessario bene, altrimenti no. Facciamo la prenotazione e poi eventualmente facciamo una disdetta. Avete bisogno? Facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo, va bene? Non possiamo andare oltre, cioè se il Pubblico Ministero avesse contenuto in termini più normali il suo esame ci saremmo riusciti, ma così sono state fatte troppe domande che erano, a giudizio di questa Corte, poco rilevanti. Quantomeno se la poteva fare a meno, tanto più che c'è un incidente probatorio, insomma, se noi facciamo così è chiaro che poi i difensori pure sono costretti a dilungarsi. Comunque se non ci si riesce a fare in tempi brevi, insomma. E lo so, ma se fosse stato solo lei, ma se l'avvocato Giommi poi non si sa quanto dura, c'è anche questo, no? Quindi, Presidente, noi cerchiamo sempre di tutte le domande fatte già dall'avvocato Borzone, perché quindi cerchiamo sempre di non ripeterle. No, avvocato, e poi faremo fare anche una dichiarazione a Calò, quindi... fatto anche lei una serie di domande prima che si poteva risparmiare, insomma, sia lei che il Pubblico Ministero si è andati oltre il necessario, questo dico. Tanto più che quando c'è un verbale di incidente probatorio, insomma, bisogna cercare di chiarire i punti che non... Vabbè, ormai non possiamo fare altro. Quindi rimane fermo l'impegno di domani, già il collegamento, speriamo che non ci siano intoppi, quindi si possa concludere domani. Facciamo... Sì, Presidente, allora prima di chiudere l'udienza l'imputato Calò vorrebbe rendere una dichiarazione, se ho ben compreso me lo conferma il collega D'Ascoli. Sì, facciamo fare questa dichiarazione così eventualmente se c'è necessità di risposte da parte di Mannoia. Prego, dica pure. Buongiorno signor Presidente. Ormai è quasi notte. Signor Presidente, io purtroppo sono meravigliato di tutto quello che sta dicendo Mannoia, non so se mi sta ascoltando. Lui mi conosce perché avevamo avuto, sì, forse nel passato mi ha conosciuto, ma io la mia storia la dovrò raccontare quando sarò lì presente, quando sarò esaminato. Devo dire questo, è la prima volta che
Mannoia parla così liberamente a mio, delle cose mie che lui non sa. Per esempio, questi viaggi in... Io non ho dato mai confidenza a Mannoia dei fatti miei. Non le ho date a lui né a quelle persone più intime di me. Lui ha delle conoscenze, perché lui è stato imputato con me nel maxi processo, e ha seguito le dichiarazioni di Buscetta, che io poi alla Corte dimostrerò, le dichiarazioni, il confronto mio, il mio esame. Io ho raccontato tutta la mia vita, quello che ho fatto a Palermo, quello che ho fatto a Roma, con chi ero in rapporti. A Roma io ho avuto un processo dove era imputato Diotalleve, era imputato Carbone, io ne ho parlato in macchina. Questi nominativi sono stati messi sempre in evidenza anche da parte mia. Ora, parlare di Diotalleve, ma io lo conoscevo Diotalleve, bisogna vedere come io l'ho conosciuto, che rapporti avevo con Diotalleve. Io sono stato a Roma in un processo detto in Angelini, che sono stato assolto dell'associazione, perché chissà che cosa pensavano, che io avessi il rapporto con chi, con questo e con altri. Con i rapporti in Sardegna abbiamo chiarito tutto quello che io facevo in Sardegna, perché andavo in Sardegna. Ebbene, questa associazione non c'è stata, ma questi nominativi vennero fuori in televisione, sui giornali, sul maxi processo. E il signor Mannoia conosce tutto di queste cose, conosce tutto quello che io ho detto e che Buscetta ha detto, perché lei vedrà, quando io sarò esaminato e porterò le dichiarazioni di Buscetta, tutto quello che sta dicendo Mannoia, ampliate, poi lo dimostrerò alla Corte. Io con Mannoia non ho mai fatto una confidenza di nessuna ragione, e il motivo poi io lo spiegherò. Mannoia purtroppo aveva le sue disgrazie, le ha avute. Io sono stato, addirittura Buscetta mi ha accusato, ha detto in maxi processo che io l'avevo sospeso dall'associazione, perché lui, oltre ad avere la moglie, aveva un amante. E l'ho sospeso dall'associazione, cioè l'ho, come si dice, posato, come in gergo. Bene, Mannoia purtroppo ha avuto una disgrazia. Ha la disgrazia di avere una moglie, mentre aveva la moglie si è fatto un amante ha avuto una figlia. Poi purtroppo in Cosa Nostra, lui non ha nessuna colpa, però quello che ora sto dicendo, in Cosa Nostra chi ha parenti o poliziotti o magistrati purtroppo non possono fare parte di Cosa Nostra. Lui, non so come è successo, anche avendo uno zio in carabinieri, o non so se il padre che fare il soldato ha fatto pure il carabinieri, questo non lo so. Ora io sono un tipo molto 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 riservato, io non avrei dato mai confidenza A di altro genere a Mannoia, oltre il saluto, quello che era, purtroppo eravamo coimputati nel maxi processo. Oggi viene e mi viene a dire che io gli ho confidato che sono stato in Inghilterra parecchie volte, ma anzi mi rammarico che non sono stato mai in Inghilterra, ma lo vorrei dimostrare, cioè qualcuno me lo deve dimostrare, però non così a chiacchiere. Solo perché è un collaboratore, deve essere creduto, e io purtroppo non so come difendermi, ma però una prova ci vuole, ci vogliono, questi rapporti di soldi verso il Banco Ambrosiano, ma ci deve essere una prova, o una telefonata, o un assegno, o una restituzione, un pezzo di carta ci deve essere. Ma perché si deve parlare sempre di questi soldi, quando io posso, guarda signor Presidente, a Roma sono stato... sono stato indagato, ma indagato in una maniera che hanno pure interrogato, che so, dove andavo a comprare le scarpe, dove andavo a villeggiare sia in Sardegna sia a Fregene, dove ho abitato, i portieri dove abitavo, ma io non ho avuto mai un conto corrente, non ho avuto mai un assegno, non ho avuto mai una telefonata. Bene, signor Presidente, io nella mia disgrazia, un omicidio, cioè un ergastolo più, un ergastolo meno, a me non mi fa nessuna impressione, ma non è giusto che vengano a calunniare di cose che non sanno, che non hanno mai sentito dire. Va bene. Buscetta ha parlato, poi le farò leggere quello che ha detto Buscetta. Io non ho altro da dire, io potrei pure fare un confronto con il signor Mannoia. Va bene, poi decideremo se sarà. Io non,
E poi un'altra cosa, signor Presidente, io il linguaggio, come lui si è spiegato un momento fa, che parlavo con parole un po' pesanti, io non ho mai usato questo linguaggio, e lui lo sa, perché siamo stati più di 4 anni a MAC 3, 4 anni nel MAC processo a Palermo, e perciò lui sapeva il mio linguaggio qual era, non era questo linguaggio che lui vuol far credere. Mi scuso, signor Presidente, però adesso basta. Bene. Allora riprendiamo domani nel pomeriggio, quindi faremo il collegamento con gli Stati Uniti e proseguiamo l'esame faremo il controesame del Mannoia. Per domani mattina e per...